C'è. Ho abbassato il volume. Non sento più. Quello c'è. Incapace proprio. Incapace. Oddio, ho sbagliato. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ehi, da rosso. Arancione. La banda stasera. Facendo il semaforo. Facendo il semaforo. Io non guardare. A me hanno messo la cassa davanti così non lo guardo. Mi devo guardare in camera qui, in camera lì. Io in camera qui. Qua. Lì o là. Datemi la 1, datemi la 2. Ciao ragazzi, noi ci abbiamo provato, abbiamo fatto di tutto. Siamo andati a cambiare le gomme. Albi si è messo a fare con l'antenna, come abbiamo detto prima. Avete presente il vecchio del ciclone quando cerca di prendere il segnale della televisione? Tutto così. Però così, la neve ci tarpa la banda. Abbiamo cambiato le gomme tutte e due oggi. Abbiamo cambiato le gomme tutte e due. No. Tra l'altro, ma dovrei andare. A proposito di gomme, c'è la cosa di Benny? O la devo cercare da qua? Ah, no, allora la cerco. Vai, da qua. Cerca lì.
Allora. Non sentiamo, ma noi vi vediamo. Come? No, no, adesso sembra andare. Funziona tutto, ci vedete? La 1 e la 2? Sposta l'antenna che andiamo anche in via. Vai. Dai, allora, praticamente... Cioè, non è che parte da qua e arriva di là, parte da qua e arriva di là. È successa questa cosa. Vado a cambiare due canali, scusa, vai. Vado a cambiare le gomme per cercare di fare la live questa sera solo per voi. Tutto a posto, riesco a prendere a prenotare. Non avendo posto a casa, ho lasciato le gomme al gommista. Lascio le gomme al gommista perché non potevo portarmi nel salotto. Ho pensato a farmi un puff con quattro gomme antineve in casa, non mi sembrava quella cosa. Vado, un casino allucinante, visto che da domani da noi c'è l'obbligo di dotazioni di neve e più utilizzano gli antineve. Quindi sono andati tutti oggi a cambiarsi le gomme. Andiamo, fa tutto il lavoro, parto e vedo pubblicità e vedo una spia accendersi sul cruscotto. Però io come le... Non si offenda Nikita, come le donne, chi se ne frega, è gialla, non è rossa, giallo va ancora benino, no, come spia. Andiamo, non ci preoccupiamo, non ci crucciamo. Vado avanti, la mia macchinina ha i sensori che regolano la pressione, cioè che ti dicono la pressione dei pneumatici. Completamente zero. Vabbè. Prendere Nikita. Ci andrà un attimino, non te la prendere Nikita. Sono noiosa che abbia mai. Fa niente, andiamo un pochino avanti. Dopo un po' mi fermo, dico, ma cavolo, ma non è normale che non mi segni ancora la pressione delle gomme. Guardo, ha montato delle gomme che non erano le mie. L'aglio doppio. Quindi, ora, mi conviene andarglielo a dire, visto che le gomme che mi ha montato sono più nuove, oppure andarmi a prendere le mie con il sensore di pressione? Non si sa. Testiamole questa sera, visto che c'è tanto così di neve, e se vanno bene, me le tengo. Fine sketch. Ma era così. Era più bello prima quando ci hai detto noi. L'hai raccontata male. L'ho raccontata male, ma perché c'è un volume in cuffia pazzesco e non mi sento. Abbassalo! Abbassalo! Ha finito così? Finito così, con la faccia di Ben Hill che voi non vedete, ma più o meno così. Non voglio far casino con la cara. È terribile, ma veramente terribile. Ci teniamo lì come monito. Allora, ciao a tutti. Ci presentiamo, no, non abbiamo bisogno di presentazioni, presumo se siete qua, il buon vecchio Giorda con la zero al posto della O, Albe Twitch e Peste di Nerd. Io sono quello là, tu sei quello là. E tutti assieme siamo l'alleanza dei nerd. Siamo qui questa sera per presentarvi dei giochi, una serata a tema VIP e videogame. Che è successo? Cosa? Ah, ok, ho visto che ho detto è successo qualcosa. Sì, già questa sera è gasato. Tra l'altro, ragazzi, mancano 4 follower al mitico traguardo dei 100. 100. Solo per dirvi, grazie a tutti voi che ci continuate a dare fiducia. Quindi sarà una serata. Sarà una serata VIP e videogame, ma non saranno i canonici VIP che fanno delle comparsate, i VIP super VIP, saranno VIP anche meno conosciuti. Quindi non sono VIP. Non è vero, sono VIPini, no? Ma tipo MIP. Tipo MIP. Il... Non dirlo. Non lo diciamo, non lo spoileriamo. Andiamo a giocare. Il primo VIP di questa sera è un gioco NES. Facciamo un mini quizzino. Cosa può essere il primo gioco NES con un VIP? Oh, un VIP un po' me, esatto. No, questo è un VIP, un VIPone. VIP grosso. Se indovinate, siete bravi. Da un indizio, se sapesse che parli così di lui, te ne darebbe... Ne basta uno. Non me ne bastano tanti. Me ne basta uno. Vediamo. Indizione questo. No, ma tanto non si vede. No, però dico indizione. Stiamo recuperando i frame, sono molto contento. Oh, grazie frame. Per il follow. E grazie per il follow. Grazie frame per il follow. Il prosecco si fa sentire. Comunque, altro, facciamo una cosa, non abbiamo salutato. Grazie a tutti di essere qua e un saluto alla chat. Ciao, allora ho visto. Andiamo per ordine. Allora, ma non so se sia ti faccio da angioletto e diavoletto stasera che... Visto? Guarda che roba. Non si vede niente. Quindi andiamo per ordine. Ciao Nikita. Ciao 0R4. Ciao Tarion. Ciao Giorda. Ciao. Ciao The Rage. Ah, non ti so, non hai scritto. Non c'è il telefono. Non ci sei. Telefono appeso in aria. E per ora, ciao a voi.
E ciao anche al Nightbot che mi tiene sempre compagnia comunque. Ciao. Ciao. Bene, quindi. Attenzione. Etarion ha indovinato, quindi passiamo subito. Etarion decide il prossimo gioco. Seguito ho fatto un casino. Gli abbiamo lasciato il PC un secondo. Io avevo disattivato Zoomcam perché oggi non c'è Zoomcam. È riuscito ad attivare la Zoomcam. Guarda, aspetta, facciamo un effetto. Non è riuscito. Aspetta, se l'ho fatto. Okay. Voilà. Che regia, che regia. Allora, ma io non sono capace. Ciao Nightbot, ciao Nightbot, sì sì l'abbiamo salutato, sì, sì. Grazie Zero che hai salutato anche il nostro Nightbot. Allora, proviamo. Confesso. Sarà il pad giusto? E questo, è questo, okay. Ho configurato questo. Grazie. Confesso. Sicuro? Non ho mai. Cosa apre? Questo è giusto, è giusto. Non ho mai giocato a questo gioco. Io faccio la mixerista, okay. Va? Fammi adesso lo... Si sente poco, forse. Ti stai già giustificando. Alza un pochino. Mi sto giustificando perché, giuro, non ho letto un pochino i comandi. Funziona? Funziona. Funziona. Well done! Noi possiamo darti fastidio mentre... Però so un pochino di lore. Ciao. Allora, noi abbiamo il nostro buon Little Mac che deve combattere contro Glass Joe. Tra l'altro è scritto Glass Joe giusto. Se non ricordo, in qualche versione hanno detto gli sviluppatori che era, inizialmente si era pensato di chiamarlo Glass Joe, scritto come Jaws, come sullo squalo, come mascella, perché ha la mascella fragile, essendo il primo giocatore. Vero? Ed è un giocatore francese. Infatti ogni tanto lui è anche un panino. Che senso? Little Mac. Ogni giocatore ha una OST dedicata a inizio gara. Spero che si senta. Magari alzo ancora un pochino, vero? Perché se andassi si abbassa? Perché se alzo si abbassa? Va bene, va bene. No, va io non, bene sento più, non sento più niente, ragazzi. E di cliccare di là, cliccati di là. Ecco perché. Ha! Mi vedi? Mi vedi? Un boxer. Muoviti come una ma perché lui è enorme e tu sei minuscolo? Ecco, bravo. Speravo che mi facessi questa domanda. Allora, innanzitutto, Non era preparata. Se io do tanti colpi a vuoto, perdo la stamina. Come state vedendo, sto facendo una vaccata. Quindi devo aspettare un attimino. Mi prendo una gagagna nella gengiva. Perché qui alla fine è un pochino anche di rhythm game questo gioco. Come vedete, ho perso la stamina. Bisogna cercare di prendere il timing e evitare. Sì. Dicevo, perché il gioco è piccolo, il giocatore è piccolo? Perché nella versione arcade, se qualcuno la conosce, non ricordo l'anno, però il giocatore era trasparente, il nostro giocatore era praticamente grosso come il giocatore avversario, ma era c'era una sorta di trasparenza. Questo da Mario intanto ci viene a contare, fa l'arbitro. Questo c'era anche su Switch, no? E per evitare questo fastidio della trasparenza hanno deciso di fare Little Mac un pochino più piccolo. Ah, è finito il round. Un pochino più piccolo per darmi un fastidio e far vedere bene gli sprite e tutta la grafica dell'avversario. Altra cosa curiosa. Se perdi ti scomunicano, hanno detto. Sì, no, con Glass Joe non si può perdere, dai. Tra l'altro c'è anche la possibilità di fare gli special caricando le stelle, facendo determinati colpi, ma io non so come si faccia. Devi schiacciare poi star per far... Buonasera. Ciao Dragon Ball System, benvenuto. Benvenuto. Ma Super Mario, la domanda, che sì. C'entra? È Super Mario, no, mia moto ti sarà devoto. Come fa a organizzarsi la molla? Sta preso. Come fa a organizzarsi la vita fra essere un idraulico, l'arbitro qua... E andare sui carta anche. A me è miliardario, impegniamo tantissimo. Ha tanti soldi. Non posso sbagliare. Non posso sbagliare! Non posso sbagliare! E se è andato... Si è sfigata questo per le cadute di Death Stranding. Sì, sì. Tra l'altro dicevamo, quando è stato fatto questo gioco, Super Mario. La Nintendo, se non ricordo male, aveva un'eccedenza di monitor, perché aveva fatto tantissimi cabinati arcade, adesso non ricordo se di Donkey Kong o di Super Mario. Quindi aveva tutti questi fondi di magazzino, ha detto che cavolo ne facciamo? Creiamo un gioco di guida inizialmente, solo che poi la guida era un pochino complesso da gestire. Allora ha detto facciamo un gioco di pugilato, infatti il cabinato arcade di Punch-Out, per chi lo conosce bene, per chi non lo conosce glielo dico io, aveva due monitor.
due monitor non in orizzontale ma in verticale, dove uno faceva vedere la grafica che state vedendo adesso con la grafica arcade logicamente, e quello sopra un pochino come state vedendo le nostre webcam, e la webcam di sopra invece era la c'era lo score, il punteggio, la stamina e tutte le altre. Sta inventando tutto. Io no, mi sono preparato questo per farsi fuori l'eccedenza di monitor che erano lì in magazzino. Non potevano darci qualcuno che ne aveva bisogno. E magari c'era... Non ne farne di più, cioè faccio più giochi. Eh no, perché hanno detto che a un certo punto la richiesta... Vuoi avere ragione per forza? No, la richiesta si è saturata. La richiesta si è saturata. L'avete salutato, Dragon Ball? Certo, l'ho salutato anch'io. Von Kaiser, che bei baffi. Questo, tra l'altro, se non sbaglio, come avete visto, certi giocatori, certi avversari. Sì, ma scusa, ma lui, tu hai 17 anni, lui ne ha 42. Ma che è? Ecco, mi hanno scritto una persona che. Ma però, ecco, visto che ci segue, installati Twitch, fatti un account Twitch, Maddi, ci sta seguendo. Ciao Maddi, benvenuta. Se non avete salutato. Ci serve la camera. Perché se non ci sei, non ti vediamo. Tra l'altro, questo qui. Quando fa lo special, se non ricordo male, muove i baffi. Allora c'è un modo per pararsi. Forse mi devo parare con questo. Eccolo. Perché se no non riesco a rompergli la difesa. No. Sto. Sì, ma scusa, ma loro ti tirano un pugno e ti smonta. Ma più che altro. Ecco. Ah, ok. Devo continuare a evitarlo. Ma non come sto facendo. Ma è difficilissimo sto gioco. È difficile perché bisogna prendere un bel timing. Ma avete tempo con la musica? No. Non aiuta tanto la musica. Continua a non fare niente. Sempre. Ma perché certi hanno dei trucchetti che io non ricordo. Io sono stanco. Ecco, voilà. Mi ha ficcato una caccagna. Ora! No. Da notare che ha fatto lo stesso lavaggio del cattivo dell'altra volta, sia dei capelli che della canottiera. Si è lavato, esatto. Praticamente si è buttato in lavatrice con i pantaloni. Con i baffi. I baffi pantaloni. Come si baffi i capelli in lavatrice con i pantaloni. Cioè, ma tu muori una volta e buon finito. Finito? Don't cry, Mac, you lost. Ragazzi, qualcuno sa come si fa a colpire il buon Von Kaiser, Kaiser Schiff? Profile. From Berlin, grazie. Hanno usato la chiappa colore? No. No. Punch out Mike Tyson punch out Mike Tyson. Ma il problema è che a Mike Tyson non ci arriveremo mai. No, Mike Tyson questo gioco è difficilissimo. Non puoi cizzare per arrivare a Mike Tyson. No, c'è la password. Se la cercate, qualcuno la cerca su internet, mettiamo la password e andiamo a prenderci. La cerco. Così vediamo Mike Tyson almeno. Vediamo. Sono bravo a cercare. Visto che è Vips. Allora, io evito fino a dopodomani, voglio vedere se non ti stanchi. Dove la metti la password? Un po' di qua. C'è nel caricamento. Un po' di qua. Perché poi lui, se non sbaglio, muove i baffi quando fa lo special. Però è another world circuit. Cogiuda. Ma perché non riesco a colpirlo? Ah, forse devo... Ok, ho capito, aspetta. Forse devo dargli i colpi bassi, devo dargli il jebbino. No. Jebbino. Ah, questo è un dei Jebbo. Ah, l'uppercut, ok. Ah! Te. Qua. Dashti, benvenuto. Ciao, buonasera. Guardalo qua. Com'è? L'uppercut. Ah, uppercut. Il montante. Boom. Allora. Basso, ma efficace. Or you can. E quindi alla fine come hai fatto? L'hai solo stancato? No, bastava dare. Mi sono dimenticato Chiara, che prendo la freccia in su. Ciao Chiara. Ciao Chiara e grazie mille per la cena. Era buonissima. Ottima. Grazie anche Alberto. Sì, sì. Un concorso di. Non di colpo, ma un concorso di. Come si dice? Di pancetta. Di pancetta. Di guanciale. Di guanciale, scusa, di guanciale. Ragazzi, ormai Von Kaiser è destinato a perire. Dai, che facciamo Tyson. Tra l'altro c'è anche uno dei nemici, guanciale. Che si distrugge guardando i flash del pubblico sul retro. Nel senso, quando uno fa la foto si attacca del timing giusto. Guarda lì. Ormai alla fine era facilissimo. Però Griuska, ciao, benvenuto. Ciao. Buonasera. Le suole sotto gli stivali a rombi. Ma qual è quella marca che ha Vans? Sponsorizzaci. La stella, no, ok. Adesso posso fare poi il super colpo. Allora, adesso glielo faccio la prossima volta. Bucate da Marco.
Ma ci arriviamo così a Taisi. Ma ci arriviamo così a Taisi, ragazzi. Ragazzi. No, non ce la faremo mai. Buon caffè, Crusca. Ti aspettiamo. Buon caffè. Ti aspettiamo qui. Ma ancora? Ma qua c'è come? Madonna, è coriaceo questo, Von. Cos'è, olandese? Comunque, ragazzi, non ci ho mai giocato, ma mi sto divertendo un casino. Volete provarlo? No, direi di sì. Dopo. Che tra l'altro dobbiamo dire, ci siamo anche asciugati una discreta quantità di prosecchino a cena, quindi sarà quello che ancora ti fa divertire. Sarà quello il doping. No! Attento! Ce n'è ancora di prosecchino? Bro. Credo di sì. Forse è finito. No, forse un culetto ce n'è ancora. Dopo andiamo a prendere. Perché bisogna recuperare la stamina, mi dimentico se... Ho perso! Sì, però questa cosa è scorretta. Ma l'ho fatto apposta... Eh sì, mi ha dato un pugno. Beh, effettivamente lui c'ha 41 anni, è una bestia, sono 17 anni, sono alto così. Dai, vai di passo. Allora, come si fa a non continuare? Ah beh, facciamo una cosa. Buona e giusta. Facciamo così. C'è il format computer. Che poi, per battere Mike Tyson, c'è una sequenza particolare, se non ricordo male, che bisogna farlo stancare, poi non attaccare, poi andare con tanto così di energia, poi non finirlo, poi... Attenzione, notizia importantissima della chat. Ce n'è ancora di prosecco. Olè! Allora non ce lo può portare, già che no. Continuo, continuo. Perché è andato su? Ah, ok. Perché hai schiacciato su questo? Cosa fa? No, aspetta. Ma qual è? Dov'è Mike Tyson? 007. No, allora, non dirla. Non dirla. Sembra che scammiamo. Che poi ci scammano. Questa è la carta di credito 007? Il PIN di Jeff del banco, eh? 373. Ma perché è andato là? Che ne so. Perché è Ma che cacchio fa? Ma perché va là? Questa è la parte più difficile. È la parte più difficile del gioco. Ah, ok, perché se schiaccio troppo lì. Allora, devo schiacciare velocissimo. Ok. 007. Ok. 007, poi 373. 373. Aspetta. 3? 5. 9. Siamo agricoli, abbiate pazienza, ma 6. Ci ho lasciato un po' tagliata. 3. Oh no. Ma siamo agricoli, che ci devo fare? Let's keep it clean. Già, let's fight. Se stiamo riuscendo ad andare oggi. Tra l'altro il boss non di Mike Tyson ma del coso canonico era Mr. Dream, mi sembra, l'ultimo pugile del Punch-Out normale. Mr. Sogno. Cherokee Master System. Questa non la sapevo. Questa non la sapevo. Occhio a Tyson. Madonna quanto è grosso. Madonna. Un colpo solo. Sì, vabbè, ma cos'è? Allora, t'ha fatto una fatality. È andata male, che male. Figuraccia. Not good. Give up. Ritorno. No, ma che start, make a comeback. Non me lo fare. Provo a girare, giri a sinistra, a destra, lo mira. Sinistra, a destra, su, giù, ruota due volte su te stesso. No, il codice bisogna mettere. No, vabbè. Questo era Mike Tyson. Mi dici solo i comandi. Allora, il VIP l'abbiamo visto. Allora, schivi destra e sinistra. Pugno destro, pugno sinistro. Guardia indietro, ma io ti consiglio di schivare. E se premi in su e schiacci destra o sinistro, fai il montante. Se no, fai il jab normale. Locazione nerd, Rocky spacca. Mi devo muovere? Cioè, in avanti o no? Rocky spacca. No, stai fermo. Okay. Rocky spacca, però come facciamo a trovarlo? Magari quando facciamo la pausa lo cerchiamo. Ok. Grazie mille comunque, Dragon Boy. Quindi così mi schivo, ok. Quando si illumina, devi prendere il timing. Dagli un pugnetto, se no non ti attacca. Balla. Vola come una farfalla e pungi come un'ape. Via, fa lo special, via! Via! Ho sbagliato! Pungi come un'aquila. Pungi come un'aquila. Ma dove? Mi sto girando, ma... Così. Così sto colpendo, sì. Va bene, stai 16. Double dub! Ciao Ste, benvenuto! Benvenuto, ben andato. Ciao! Ciao Critical, benvenuto! Che si dice? Che si dice? Stai facendo un po' di giochi e VIP. Tra l'altro, Critical Nerd è un altro del gruppo di Azione Cattolica. Ma sai che non capisco bene come devo colpire. Cioè, quando... Così, poi quando vedi che si para, non colpire, sennò ti scende la stamina. Ma come faccio a capire dove mi devo schivare? Ma è uguale, da una parte o dall'altra. No, non funziona. Sì, sto scrivendo a fondo. A chi non è ancora in chat, perché qua c'è gente che in chat non ha l'app.
Per chi è arrivato anche adesso abbiamo un pochino di problemi di connessione, quindi abbiamo abbassato un pochino la qualità, oltre problemi nostri di vabbè, non diciamo di cosa, e mentali. Stiamo facendo una serata di sì, per di la neve. Si vede tanto male. Sì, è la neve. Abbiamo cambiato le gomme, ma purtroppo la connessione non abbiamo potuto cambiarla. Perché io l'ho fatto solo una volta, tu l'hai fatto 200 perché volte? È un altro round. Tanto dopo su Twitch, se cosa faccio magari? Faccio la live del mio viaggio di ritorno a casa. Ottima bella idea. Bella cosa, no? Non guardo la chat, però. No, vabbè, si vede bene. Grazie, Griuska. Vai. No, no, non colpire, non colpire. Vai, mollo lì. Vai, vai, vai. Due, tre. Cambia, cambia, cambia. Senza destra, domani. Sinistro, destra, sinistro. Cosa fa? Cosa fa? Galleggia, galleggia sull'acqua. Com'era la canzone? Io ti faccio la colonna sonora. And the one that can be we call the dozer. Bravissima, le padrine. And the one that can't sit the night. Na 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 na. No, diorama, tema Outrun. Insta by. Bellissimo. Comprato un F40. Ah, ho comprato un F40 e ho detto minchia, ti frutta Twitch. Scusatemi, però qua c'è della slealtà. Perché a lui grazie per la clip. Grazie per la clip, Nicky. Perché si ricarica quella di Tyson che ti fa volare per aria. Sì, quella che stacca la testa. Scusate, ma perché lui si ricarica la vita e io no? Diorama Outrun, sono curioso di vederlo. Bravo. Perché secondo me in questo mondo vanno avanti come se. No! Perché il tempo non è importante, quel che resta è la conoscenza. Sono curioso stasera, sarà il prosecco. Ma Alberto non ce lo vuole dare, secondo me se lo vuol bere domani a colazione. Ho provato già. Io no, dai che te l'ho schivato. Dicevamo prima che i miei gentili soci mi interrompessero che ma hai lasciato già utilizzato. Scusa. Un asciugamano utilizzato, sudato e gettato. Però intanto che voi Critical Nerd fa parte del progetto di azione catodica. Guardate, aspetta, la cam questa qui è questa qui, quindi si fa così, 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 così. Azione catodica che racchiude un bel po' di streaming. C'è anche quella. Tra poco il buon Nightbot vi linkerà l'elenco completo. Non ce la faccio. Venite a seguirci. Vedete cosa facciamo. Supportateci. Brown, final round, ci sono in qualità, si sono veloce, veloce, dovrei veloce, fare veloce. La ringhina. No, com'è che si chiamano? Non le ringhine. Veloce, veloce, Jeff, qualità sti. Ah, fai pausa, pausa, pausa. Quella è la pausa. Questa. Ok. No, questa. Ah, avete altro controllo. Niente, vai. Vi sopravvivi. Dimmi una lettera, dimmi la lettera. Ah, queste qua. B, pugno no. Destro, pugno y, sinistro, A, sei morto. E, I, O, U, Y. No, dai, adesso devi farti anche tu una partita. Sono partito terzo round, c'è in curva. Allora, praticamente, allora. No, è questo, non è la nuova. Ah, grazie. Destra e sinistra schivi. Che ragione. Su, montante. Pugno destro, pugno sinistro. Grande. Fight. E se carichi una stella, tasto start. Fai quel super mega pugno che ho fatto. Una super pirofila. La pirofila con della buona insalata russa dentro. E è rimasto. Alberto è andato a prendere il prosecco e ci ha portato il tappo. No, c'è il prosecco qua. È vero, c'è il prosecco. Ciao Steak John! Eeeh. Ciao Ste! Eccolo il nostro quarto membro dell'Alleanza dei Nerd. Benvenuto! E Albi e Steak sono i Two Bad Gamers che vedete scorrere in sovraimpressione, quanto ho sempre sognato dirlo. E che non giochiamo mai, tra l'altro. Vieni, 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 vieni. Spaccagli la mascella. Dobbiamo finire The Cave, Stefano. Lo finiamo con Joe. Ecco, se dai tanti pugni che lui si para, i cuoricini sono la stamina. Se stai fermo e schivi un po', si ricarica, schiva solo. Destro. Niente. Ma. Ok, adesso visto che puoi dare 9 colpi. Lo suggerimento di schiaccia a fondo era. Non attaccare più, non attaccare più. Aspetta che si schivi. Aspetta, schivalo e poi attacca. Ma non ok, vai, 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 vai. Lasagna, lasagna. Anche un ma pochino di montanti. Sto dicendo. No, ho perso col primo, raga, posso disinstallare il joypad. Questo no, gioco è dai, brutto. Non è brutto. Ah, è solo che noi non siamo capaci di giocare. Comunque, dopo, su suggerimento di Dragon Boy System, cercheremo il gioco di Rocky. Come detto che si chiama il nome giusto, per piacere? Rocky per Master. Mega Drive, giusto, Mega Drive. Master System. No, Master System Mega Drive. Riesci a tirare giù un po' la webcam di lì, che prende più soffitto che noi. Frutta di vendita su Albi. Cosa hai detto Albi, scusa? Vedi che prendiamo tanto soffitto. Tanto soffitto? Si può prendere meno soffitto. Tanto soffritto. Ma è qual è? Quella? Dai. Meno soffitto. Secondo me mettendogli una biro sotto. Ma che resiste, Carlo? Allora aspetta. Iniziamo col provare a mettere un paio di forbici.
Io non so che round sono, ho ricominciato io. Questa è engine, adesso taglio il cavo. No, io sto cercando di guardare lo schermo. Beh? Malo. Poco? Ancora un po'. Se vedete tutto nero, ho tagliato il cavo con le forbici invece che mettere lo spessorino. Eh? Va bene, va bene. Però si vede poco giù. Aspetta. Poco io. Ecco qua. Ma io ti consiglierei di fare una con Dyson. Intanto Nikita ci ha di nuovo fatto una bella clippina col titolo ambiguo, anzi che lascia poco alla immaginazione. No, potevo approfittarne. Perché sto pregando? Stai pregando di che io smetta di giocare. Comunque, a parte tutto, grazie. Vedi, è andato un po' secco pregando. A parte tutto, questo gioco è molto carino perché ci sono vari pugili da varie nazionalità. Ognuno ha le proprie caratteristiche. Come ad esempio, mi ricordo il pugile indiano, quello del genere, ha un turbante. Ogni personaggio quando attacca dà dei segnali, tipo quello di dopo, se non sbaglio, passa le sopracciglia. Ho detto il figo, e quello indiano gli si accende il turbante sulla fronte. Ci sono varie cose, vari segnali. Ma questo? Comunque è comunque è molto complesso questo gioco. Può piacere o non piacere, secondo me è bello. Bello, bellissimo, ma come dice Babic, non ci morirei. Quindi, cosa dobbiamo fare adesso? Provo a passare sulla schermata dei due televisori mentre c'è qualcosa di innovativo. Che Music 2. Perché? Tom! CRT. Allora, nel frattempo, voi svaccato stasera. Intrattenete. Allora, cosa facciamo alla fine? Volete fare qualcosa della Sega? Del... Allora. Smash? Cosa si potrebbe fare? Allora abbiamo SNES, abbiamo un Shaquille O'Neal in grande spolvero. No, non è basket. Golf. Non è basket. È Shaq Fu. No. È Shaq Fu, ragazzi. Se vogliamo fare anche una serata VIP, videogiochi e giochi brutti, si potrebbe partire. Lo vediamo. Veloce, lo vediamo. Vediamo la magia, una bruttezza rara. No. Moderatore in 200. Tu quale avevi settato i comandi? Forse sì, no. Sì, Electronic Arts. Già il sonoro di un certo livello. Questa è malattia. Ah, vai su. Su mano. Allora. Già esserci. Olè. Dai ragazzi, prendete. Armatevi di controller, io guardo. Ok. Mi è già pinzato da qualche parte. Facciamo duel. Duel, beh, per forza. Duel. Devi cliccare su X perché sennò. No, no, hai ragione. Meno male che nessuno ha sentito una battuta bruttissima. No, schiacciato. Shaquille O'Neal, l'uomo dal tiro libero più preciso dell'NBA di ogni tempo. Ok, mi sembra giusto fare un gioco di. Devi fare start. Qualcuno si inserisca? No, hai giocato da sola. Avete voluto giocare da sola. Sei inserito. Non sei inserito. Ma non è chiaro io. Guardate la bellezza. La bellezza grafica e soprattutto delle animazioni. Guardate la pregevole fattura. Ma dai, le animazioni non sono neanche poi tanto brutte. Ma la domanda è perché? Cioè, ma perché un giocatore di basket dovrebbe fare un gioco? Allora, ripartiamo. Qual è la lore? Questo gioco ha un perché. Non è possibile. Ma perché? Quello perché. Stai anche caricando una barra. Ah no, forse è la barra della difesa. Fai qualche mossa speciale, fai delle mezzalune. Avanti e indietro, pugno, mezzaluna, pugno. Ma figurati. Visto che l'ha fatto lui. Guarda lì il Sonic Boom di Shaquille O'Neal. Dove giocava già? Dovevano pagarci il mutuo. E cosa è successo? Gli hanno proprio ritirato la casa dopo che hanno visto questo gioco. Ehi, mettete un bel pollo. Ma secondo me io sono della tua idea. Per essere merda, guarda che comunque Shaq si muove ancora discretamente. Questa cosa indefinita che non si capisce bene che essere sia. Madonna, mi viene nervoso. Cioè, quello che mi chiedo io, no? Cioè, un gioco non lo fai in una sera. Ci sono dei giorni dove tu entri, fai un po' di tutto. Non lavori, non ho fai meeting, decidi qualcosa, vai avanti.
E tutti questi step hanno proprio portato a questo. E tutti hanno detto: sì, ragazzi, abbiamo fatto un buon problema. Perché... c'è proprio la riunione. Secondo me è una buona idea fare un gioco così. Che non è che picchiamo. Tutta la potenza grafica è stata usata nel far muovere le bandierine dietro al drago e, sì, e far illuminare gli occhi del drago. Tutto lì. E il parallasse. Però parallasse di un certo livello. Sì, qua sì, due ce ne sono. Cioè, due. Il livello e le nuvole. Poi, tra l'altro, perché sto guardando lì quando gioco lì? Perché ti sei rapito dai fondali. Senti un ufficio con un sacchetto di utentesi. Ho toccato gli... entri in ufficio con sacchetto di uno in testa e ti ritrovi sul fondo del Tamigi con un blocchetto, con i piedi in un secchio di cemento. Se a me è quello, no, di chi è questo gioco? Questo gioco è... l'attrice misteriosa ci dice che ha fatto un cactus. Ma c'è la tattrice misteriosa, no? Perché non ha l'account. Non è tattrice misteriosa, non ha l'account, non vuole fare l'account, non devo farlo. Aspettatrice, come non vuoi farlo? Dai, dai, dai! E dice che ha fatto un cactus. Sì, cambiamo gioco, grazie. È stato bello! Ma breve, breve, e non lo rivedremo cioè, mai. Cioè, eri tu alla fine. Sì, sì, ero io. Ah, perché io ho terzo. Quindi... allora... Insomma, ma maledetto, l'hai preso? Cosa? Questo... No, è di Stefano, si chiama condivisione della libreria di Steam. E perché a me non lo condividete, scusa? Non lo so. Dopo mi imparate, dopo mi imparate. Non mi è piaciuto tanto, tra l'altro. Cioè, dopo mi imparate. Dove sono gli altri? Cosa cerchi? Allora, ragazzi... tanto sei gasato per... Sega, Sega. Dai, 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 facciamo un attimino, ci prepariamo lo stacchetto. Allora, Gio. Perché? Meeting finito. Perché? Ci dobbiamo sputtanare fino in faccio fondo. Con questo io. Allora, primo quiz musicale. Io lo faccio però senza farmi vedere in faccia. Primo quiz musicale a cappella. No, telecamere ovunque. Telecamere ovunque. Primo quiz musicale a cappella per chi indovina il prossimo gioco. Scusa Albi. Primo quiz musicale a cappella per chi indovina il prossimo gioco. Però vi consiglierei di star così perché sono... Ci trasformiamo nei neri per caso. Hai di voce. Era più bello col suo. Olè. Non è proprio scritto così, ma hai di nuovo imbroccato. Quindi bravo, puoi decidere nulla. Leggete il labiale, Walker. È lui. Bravo Grusk. Se buonanotte. Bravo Tario. Di solito indovina Grusk. Grusk stasera. Hai indovinato Grusk. Billy Walker. Billy Vodka. Sponsorizziamo invece che l'acqua Monviso questa sera il prosecco Valdoca. Non dimenticate le persone che ci sono qui. Extra joie. Billy Vodka. Bravissimo steak. Quindi vai. Vedete il fumbas. Facciamo niente. Albi. Cosa? Where is? Cosa? Sega. Fusion. Ah, Fusion. Cosa fa? Falli testo, apri. Dov'è? Acqua. Allora, aspetta. Lord, ho le lacrime. Allora, uè, condivisione della libertà. Qual è di uè? Uè, è troppo detto. Per notte. Vedi che stai tossendo anche te. Hai sbagliato tutto. File. Perché? Cosa faccio? Non è Master System, è Mega Drive. Ma c'è lì? Ma scusami. Ah, fa tutti e due. Mega. E dov'è? No, ma non c'è il Mega Drive. Quello lì. Ah, il Genesis. Scusatemi. Uè? Uè. Ah, uè. Ah, uè. Ah. Qua. Qua. Chi lo gioca? Chi lo gioca? Chi lo gioca? Fa giocare il gioco, ha giocato poco. No. Oh. Va bene, dai. Vai, Joe. Qual è il primo? Forse... Occhio, non voglio... Ok. Perché sono già intrecciati? Comunque siamo stati bravi, altro che neri per caso. Sì. Quattro tonalità di musica. Ma cos'è? Basta. Shit.
Cos'era? Perché si è aperta una scala? Ma stai già giocando? No. Ah, ok. Aspetta. Amazing story and adventure. Dai, sapendo tutto la retroscena, lui che libera bambini è proprio il top. Dai, dai, ragazzi. Perché? Via, ti prego, via, fai qualcosa. Ma non sto facendo niente, sto facendo niente. Perché finché lui non clicca lì, sempre fino a avanti. Vai. Ne hai ipnotizzati, vai, Joe. Sono la mappa, che c'è stato? Che fa niente, neanche più. Hai fatto lo specialone. Ma non cacchio, come so. Ma allora è l'altro joypad, ragazzi. Ma certo, l'uno è quello. Ma il 2! Ah! Come si fa? 2, 3, 4? Non lo so. Cosa succede? C'è scritto letteralmente. Cosa succede? Ma perché abbiamo configurato. Vai, no, vai! Visto che questo. Due player! Sì, c'è scritto 2P, ma non ho capito, non funziona. Ma è un futuro, cos'è? C'è una sigla. Io voglio solo rivedere. No, però non c'è più l'intro di Michael Jackson. Fa. Era pe di quella dell'altra volta. Io volevo tanto giocare a quell'arcade dove ci si trasforma in robottoni. Cosa sta sparando in alto? Dei gioielli. E la mancia. Lancia le caramelle per rinunciare la mancia. Wow. Anche dai piedi. Esattamente, tanti che mi lanciano dai piedi. Come fai a aprire la porta? Prendi a calcio anche la bimba. No, no, ma perché tu hai dato un calcio nella schiena e l'hai mandata via? No. Infanticida. Sbagliata. La scala, di non scendere. Sappiamo che la scala può scendere. Dai, cogli la frastura da terra. Da bimbarazzo. Wow. Sì, la versione arcade è veramente, veramente creepy. Poi guarda, detto guarda come slide in avanti. Vabbè, fa il moonwalk, mica per niente. Sì. E là. Le prostitute, perché? Sì, mi ricordo. Che io ma no, non volevo. Buongiornissimo, hai ragione. Avanti. Come si fa a scendere? Così. Concordo, Brusca, ma dove andate? Puoi lanciare la monetina. Sparate in faccia. La monetina, no? Non si può lanciare. Ma se salti sul piano suoni. Ma che almeno chicche. Ma poi sono in tonalità. Ma quanto è brutto. Mi è caduto male. Ma così. Perché io dei giochi me li ricordo fantastici e poi invece quando li... Fastidiosissimo. È scordato. Però non lo scorderemo. Secondo mai. Me fuori pioveva, per quello lui tira i calci e si asciuga le scarpe. Ma qua c'è la Mr. Egg. Se salti la superi. Apri quella scala. Ma scusa, se salti tiri la mancia alla scala non si impietosisce. Michael! E via! Perché lì non è l'ingresso dove c'è il jukebox. Vedla. Quella. Numero! Come hai fatto? E così ti dai i soldi nel cappello. Però perdi la vita, Gio, occhio. Vado! Che via! Mai togliersi ciao cazzo. Retro Tributi, benvenuto. Anche Retro Tributi come Critical Nerd e fa parte della mitica azione. Dove cavolo è la cam? Di qua. È difficilissimo. Catodica. Sembra che mi stia Stefano è grande esperto di Michael Jackson, adesso che ci penso. Quindi andate a seguire anche Retro Tributi. Tributi. Ce la fai quella scala, per favore. Ma lì che c'era la bambina? Ma alla fine la bimba razzo è tornata. Secondo me Stefano sa tutto. Ma tanto non è un problema tirare giù quella scala, perché tu sei arrivato dall'altra, quindi non serve a niente. Ma devo entrare in qualche porta. Ma Stefano ha tutta la discografia, ma a me non ci interessa questo. Noi vogliamo sapere cos'è sta roba. Cos'è sto gioco? Cosa mi significa? Wow. Anche adesso quando aprirò le porte farò un metro indietro girando. Sicuramente Retro Tributi ci può dare una mano. Retro! Cos'è la scimmia? Cos'è quello? Secondo si dice mi è venuta la scimmia. Ma come è collegata la scimmia? Secondo me devi uscire adesso con la scimmia sulla spalla. Vai un po' dall'ingresso dove hai tirato la monetina. Dice di là. Adesso dice di andare di là. Allora, di qua mi dice andare di là.
prossima live Speedball 2. Lo faremo quando faremo la serata sportivi. È già in programma, in un lungo. Ma quando fai le tue mosse la scimmia rimane immobile, tipo incollata. È come il gimbal, non si muove la scimmia. Boss, boss. Ah, you'll never catch me. Io sono un fatiente. Lo uccidi con la nota sbagliata proprio. Questa clip. Occhio, occhio, che stai per morendo. Stai per morendo. No. Sei morto. Era il fa diesis, non era quella la nota. Ma cosa fate dietro? È partita boh, la DeLorean. Sono tornato indietro nel 1900. Non dirmi che devi rifare tutto dall'inizio. Ma lo faccio in fretta, speedrun. So già i glitch adesso. Ah no, c'è la scimmia razzo. Quindi basta andare dritti. Spara col dito, cosa fa? No, indica solo le persone. La scimmia maleducata. Ma poi è vestita come Super Mario. Tra l'altro. Picchialo, picchialo, picchialo. Bassissimo, tra l'altro. Crashato. Allora, il trucco è stare sul piano e dare i calci nelle gengive. E ma chi? Cioè chi, come? Giusto. Ma... Ah, non lo conosci. Sì, è wifi. È wireless. E gli ammazzo con la puzza dei piedi. Ciao mia. Anche per noi è la prima volta. Se non si fosse capito. Buonasera. Ciao Minecraft. Ciao Minecraft, benvenuto. Wow! Ha fatto un resto. Oh, Raidi Scarax. Non è suonato l'aler perché non siamo a casa mia. Ne hai impostati i briccoli. Anche se hai imposto gli aler, io c'ho tempo da perdere. Grazie, fratellone. Grazie mille per il raid. E un salutone ai raidanti di Scarax. Occupato il bagno. Benvenuti. Sera, sera a tutti. Questo occupato. Pasco Buzzino, oh, scusi. Ma cosa? Ti sei ruotato? Senza motivo. Apri, apri. Ma due per uno. Ah, ti ricarica anche un po' di energia la bimba razzo. Ah, mira. Telefona, te telefona, fai una telefonata. Che sto chiamando? SF Champion, buonasera. SF Champion, caro amico dei Mame Retro Avenger. Se non li conoscete, Minecraft Program sta ostando, grazie mille. Grazie mille per Rossi. Sai che non ho capito come si sale. È un grande, devi tenere un pochino su. Ecco qua. Che bravo. E dicevo, seguite anche i Mame Retro Avenger perché sono veramente dei grandi. Ma proprio tanto, tanto. Loro sì che sono bravi a giocare, non come noi. Noi siamo dei burloni. Ma non so se hai sentito, ciao fratellone, benvenuto e grazie mille per il raid. Poi chi c'è, chi c'è, chi c'è, chi c'è da salutare? Dei raidanti. Siete voi? Bene. Champion. Certo che lo so, Minecraft, chi sei? Okusai, grazie mille per il follow e siamo a meno 3 per i 100. Meno 3. Grazie tanto, Okusai, meno 3. 97. Che va il capodanno stasera, arriviamo a 100. 100. 100, 100. Grusca now hosting. Grazie, stasera ragazzi, fioccano gli hosting, fioccano i follow, fiocca anche la neve, manco a farla apposta. Chissà se ne arriva. Che ci sta tarpando la banda, mannaggia la neve. E anche ai turchi che ci sta sempre bene, loro qualche casino l'ha sempre fatto. Ciao Okusai, grazie mille per il follow. Come va? Tutto bene? Che si dice? Dove è andato? Sto facendo una serata videogiochi e VIP. Fino a questo punto videogiochi brutti e VIP. Sì, sono vabbè, giochi belli VIP. Ce n'è, ce n'è. Non come protagonisti forse, però come comparsate ce n'è. Oh, volevo controllare qua la finestra, sarà pulita. Ma non si poteva lanciare anche la monetina? Sì, no, lanci il cappello. La monetina a inizio livello la tira nel jukebox. Ah. Perché così lui fa partire la canzone sua e gli arrivano i diritti della SIAE. Hai capito? Ah, okay. È tutto un ritorno di... Non ho capito quando è che finisce il livello. Quando hai salvato tutte le bimbine e arriva la scimmia, ti sale la scimmia, credo. Ok. Quando spegni quando ci sale la scimmia, è bello, Devo dire che questo gioco ha un grosso pregio. Ah, devi aprire le porte, le aperte. Che non è la scontata colonna sonora. Ma è nessuno. Il pregio di questo gioco è che non è per nulla ripetitivo. No, ma zero. Ma niente, niente, niente. Con le pastrave. Qua per le pastrave, qua. Vai a fare il gioco contro il muro. Ha il pregio che finisce. Ma lo fa. Ma quando? Ma quando? Sì, finisce? Sì, guarda. Sei invisibile. Bravo Scarax, fai gli onori di casa, shout out i Mame, andate a vedere i Mame che sono veramente, veramente, veramente bravi. Ehi tu, quella porta lì importante, ci vediamo avanti. Tra l'altro se mi sono perso qualche follow in giro, scusate, ma sono talmente preso dal game che... Eh sì, proprio.
Emoziona. Non ho voglia di giocare a questo gioco. Fa uno schifo. Ma dove vanno? Eccola. Tra l'altro siete... Oh, gli sale la scimmia. La scimmia. Ah, e ti dice di andare di là? Vai di là, poi però là, quando sali ti dice vai dall'altra parte. E gli dice andare su. Ah, su? Su. Sushi. Ma perché io non deve dire una scimmia? Sushi. Perché gli sale la scimmia, abbiamo detto, no? Cioè... No, di là. Stefano, sai qualcosa della scimmia, per caso? E gli dice ancora su, mi dice. Di là, su di là, quindi andare di là. Su di là, bravo. Bene, oh, ma direi che... Eccolo! Sempre lui! Ah, you never catch me! E su qua, calci culo. Veramente qua sono. Tra l'altro chi è? Loredana Bertè, quello lì. Queste le pistole. Ma poi che... Cioè, uno spara l'acqua e la puzza dei piedi, gli altri ne sono armati fino ai denti. Tiragli il cappello. Aspetta che... No. Basta. Era già pesci. Oddio. Dai, fai ancora un try e poi direi ultima. Skippiamo, che dite? Andiamocene sopra. Beh, questo qua comunque io ce l'avevo per Master System e faceva ancora più cacare. Graficamente era più brutto. Allora guardiamo. Tra l'altro ragazzi, sono le 11:30, quindi dopo questo medley e quiz musicale. Sì, stasera non è difficile. Che non sappiamo suonare. L'abbiamo sbagliato nel pre-live. Ah, you never catch me. Ah, devi star lì sopra, c'è poco da fare. Qua però c'è questo qui. Si è bloccato. Laghino. No, ci stiamo. Piedi. Devi schivare i colpi. Che si dice ragazzi, com'è da voi il tempo? Nevica? Non nevica? Quando avevo il Mega Drive mi ha ancora regalato questo gioco. Scusa, pensa, Hokusai Kaido, ben due cose. Ma lo stai citando di brutto, Cheater. Au! Che salto. Sembra quello di Celentano quando si è spaventato. Ma io stavo a Politics. Bene. Oh, se... È crashato il gioco. Bene, allora, Hokusai, dicevo, io ne ho ben due copie di questo gioco. Ma di schifo. No, ho quella Master System e quella Mega Drive. Ho due copie, ma di due piattaforme diverse. Talmente che faccio. Quindi, ragazzi, strumenti alla mano. Non è capace. Ma di schiena. Eh no, mentre voi vi preparate, io cambio. Così si fa. Ma dovevi farlo prima. And now we return with the main e ci stiamo collegando con Nerd TV. Nerd TV now loading. E bomba. Niente, non ho più il play, non si può farmi nulla. Usa il tappo del prosecco. È un plettro. Dammi il tappo del prosecco. Tien. Dov'è il plettro? Qua non c'è. Ma da me è uno. Ah, qua. Eccoli qua. Si possono arrivare. Olè! Video Bigini, ciao! Tra l'altro, Video Bigini, l'ho detto l'altro giorno, però da solo voglio anche rendere partecipi loro perché forse loro non lo sanno. Mi ha fatto la bellissima immagine del profilo di Twitch, dove si vede la mia bellissima faccia. Ah, io l'ho vista. Meta giusta e meta radiografata in 8 bit. Quindi grazie mille Marco, grazie a Retro Bigini, ha fatto una cosa veramente bella ed è veramente bravo. Io lo definisco il re della pixel e delle scanlines. Ciao Peekaboo, benvenuto anche a te. Ma siete tantissimi ragazzi, adesso vediamo se funziona la gli utenti user in chat. Siete veramente ottili. Ciao, scusami, non ti avevo salutato. Vediamo se mi ero perso qualcuno. Stedici allora, 10 l'avete salutato. Stedici 10 l'abbiamo salutato. Ci eravamo anche parlati prima che sono andato a trovarlo nella sua live. Tra l'altro anche Stedici 10 è un nostro carissimo amico stream. Andatevi a fare un saluto anche sulla sua live. Chiara Margot, che grazie mille sei ancora qui. Scusami, mi perdo. Birga B, ciao, non ti ho mai visto. Grazie mille per essere qua. Bene. Devo suonare col tappo o col plettro? Il plettro? Ah, è vero. Suona col tappo o col plettro, Alberto? Tappo del prosecco o plettro di plastica? Di plastica? Ma non riesco. Però allora io sono col joypad. Joe ti si vede.
Ok, alziamo l'asticella. Il tappo fa molto agricolo, quindi tappo, potresti anche suonare con le pinze, già volendo. Io vado di pinze o pad? No, pinze. Strumento di 2000 spacchi euro. Tutte le cose. Sì, suonate con una pinza. Dai, forse. Allora, abbiamo. Però non si vede che se vai più in là, tra un altro, centimetro più in là. No, ma io mi sposto. Vediamo sia io il mi tappo sposto, che il pad. Io mi sposto, tolgo anche le cuffie. Tanto così faccio una live a voi che suonate. Uno col pad e uno col qualcosa. Quindi, ragazzi, stoppo un attimo il microfono. Medley, tema, videogiochi e VIP. Indovinate le facilissime tre canzoni. Non le dite subito. Non le dite subito, come in tutte le nostre live musicali. Il quiz viene ascoltato. E poi, quando io vi darò il via, scrivete tutti i tre titoli delle canzoni e premete invio quando ve lo dico io. Il primo che indovinerà tutte e tre le canzoni otterrà un premio. Questa sera è nulla. Però, come sempre, non è mai nulla. Quindi iniziate a scrivermi la stringa di testo, ma non digitate fino a che non ve lo dirò io, ok? Aspetta. Tanto non, aspetta, non riuscirò mai a mutare. L'esperimento del medley agricolo, secondo me, è un pochino da rifare. Dai, dai, sono mettiamoci questo. Ridiamo le dita al bassista, togliamo il joypad e ridiamo il plettro al chitarrista. E diamogli. Che inizia a farsi sentire. Abbiamo voluto strappare con tappi, joypad vari. Mi faceva ridere perché non si può spostare, ma questa sta assegato letteralmente il tappo sul pantalone. Mi sono spalmato il tappo. Ragazzi, ciao Beggiuzzo, benvenuto. Quanto è bella Galaxy of Fun. No! Ma l'hanno già detto. No, l'ho già detto anch'io per sbaglio. Due ore. Vabbè, allora, comunque ho detto, adesso preparatevi la stringa bonus per chi individua sia il titolo che la canzone, che tra parentesi il titolo del film di
sapete voi chi è, ormai, come ha detto prima, che l'ha detto, si sta parlando di Don Matteo, forse 0R4. Quindi, allora, 5, voi potete digitare, 4, 3, sì, l'hanno fatto anche Kenobit, è vero, 2, Galaxy, 1, digitate. Sì, effettivamente anche col film viene una stringa lunga così. Lo chiamavano Trinità, altrimenti ci arrabbiamo. Bomber. No, la seconda. Aspetta, la seconda qual è? La seconda non è giusta. Allora, il titolo della prima in realtà è difficile. Il titolo non è Trinità. No, però io gli ho detto che andava bene anche il titolo del film. Sì, ok, io avrei detto titolo della canzone e titolo del film. Sì, Ah no, scusa, scusa, Grusca, vero, avevi ragione, mi ero dimenticato. Nikita, questa non la so, ma provo. Allora, guarda chi si è avvicinato di più alla risposta perfetta. Nessuno. No, in diciamo che è un bel misto. Se uniamo Skarax e Griuska, ci siamo. Io al film di fantasy non è Bulldozer. No, è vero. Fantasy non è Bulldozer. Scritto qua il film. Esatto. Ma non è questo? Sì? È questo, è vero, hai ragione. Infatti. Vabbè, giusto. Quindi la risposta era corretta. La corretta era Trinity, perché si chiama così la canzone. Trinity. Lo chiamavano Trinità. Dune Buggy, altrimenti ci arrabbiamo. Tu stai guardando la chat, ma non guardi mai la telecamera. Altrimenti, ma ragazzi, io sono per i follower, non sono per la cam, non sono uno telegenico, fotogenico. Diciamo musica sad mentre dice queste frasi. Sono uno antigenico. E l'ultima invece era Fantasy di Bomber. Quindi, comunque, bravissimi tutti. Meno noi. Ci siamo arrivati. Tranne noi. E ricordavamo, io mi stavo grattando, ma io ho fatto la parte Game Boy, che non si può fare live perché non ho ancora la modifica al Game Boy. Quindi scrivo, monto e poi loro ci suonano sopra. Quindi anche io ho fatto il mio, non è che sono qua proprio a fare il ciarlatano. Ora, no, c'è però devi dire la cosa importante, che Fantasy si chiama anche Galaxy. Che l'ha scritta. Ah, ok, bravissimi. Che l'ha detto il nostro buon mod Skarax. Bravissimi. Chiedo Vegna, era Bomber, ma non c'è problema, 0R4 va benissimo. Chiedo Bomber, era Vegna. Così, bravissimo. Bene. Diciamo ci provo, sono proprio agli inizi. Mi piace molto, ma ci provo. E tra l'altro, ragazzi, se volete, prima il bot, se andate a vedere, ve lo dico 0R4, che lui sì che col Game Boy ci sa fare. Poi se hai voglia di darci un feedback, ci fai anche un piacere, visto che tu te ne capisci, direi, decisamente. Abbiamo fatto una cover di Cubby, Seahorse Dreams. Se vuoi andarla a sentire per intero, è caricata sul nostro canale YouTube. Se guardi sopra Nightbot, posso anche fare lo sforzo di copiartelo, di copiarlo e di... Eccolo qua, copia. Come si fa? Ecco, adesso ci chiede. Adesso sicuramente faccio... Adesso chiudo la live. Non so il tocco. Eccolo qua. Qua c'è il nostro canale YouTube. Se volete c'è la nostra versione intera di Seahorse Dream di Cubby. Ti banna perché hai messo un link. Sarebbe no, tutto. Perché? Bene. Tutto questa intro era per introdurre una cosa che non abbiamo mai fatto, che è streamare con la Switch. Perché noi non ci limitiamo solamente al puro retro, ma ci dedichiamo anche quello che è meno retro, oppure come in questo caso che è retro ma è già più nuovo perché è un gioco nuovo in versione retro. Quindi grazie mille Zero per il figo, e ti saremmo grati anche se ci dai un feedback. È la nostra prima, il nostro primo tentativo di canzone, quindi abbiamo scelto una cover. Allora, come si fa? A far cosa? A far partire la Switch. Ma niente, vai su... Scusate, è tutto accendi. Nuovo per noi. Allora, accendi. È già una bella cosa. Tolgo i Joy-Con. Musica fanni mentre voi fate cose. Tolgo i Joy-Con. Tieni i Joy-Con, ne tengo uno io. Non funzionerà mai, Ma sicuro. Steam? Prova altro. Beh, Switch. Cioè. È attaccato tutto. Dov'è Switch? No, Cam Link devi guardare. Provi? Quello.
Ma perché non va? Perché ah, scusa, va? Scusa, scusa! Ole! Già, già comincia con... E già cominciamo bene. E qua come faccio a farlo uscire? Non fai uscire. Ma no, prima si vede... Non si vedeva. No, mai nella vita. Ok, allora ci mettiamo così e lo facciamo. Vai tu, Albi. Vedi, vedi, il problema. Non va una fava. Aspettate, torniamo subito. Dammi il Joy-Con. Qua se non ci sono io a risolvere i problemi, ragazzi miei. Allora, intrattenete con un po' di musica nel frattempo. Se volete anche rifare un pochino il medley. Allora, torniamo qui. Torniamo qui. Ok. 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 Albi, Joy-Con blu. Io Joy-Con rosso. Ma perché siamo frizzati, mannaggia la... proprietà. Non è questa. Dov'è? È sempre il cam link. Cam link. È sempre il cam link. Cam link. Ci siamo, ci siamo. Disattiva. Olè. Se non ci fossi. Vai, come si gioca? Oh, no. Non ho mai giocato, è la prima volta. Clicca qualcosa. Allora, io voglio essere Bud. Ah, io non sono nessuno, e questo già non mi piace. Aspetta. Non fa niente, Jeff. Neanche il mio. Do something. Ah sì, il mio sì, fa qualcosa. Si sente l'audio per qua? No, e tra l'altro no, sta facendo cose da solo. Sei tu il rosso. No, il rosso. Ah, ascolta, ascolta, fai così, tieni schiacciato qua, tieni schiacciato qua. Cosa succede? Si rimette a posto, fidati, abbi fede. Guarda, 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 sta a vedere. Mi ha formato dal basso. Sta a vedere, sta a vedere. Non più, no, no, rischiaccia una volta sola. Non suona più. Si è spento. Si è spento. Schiaccia una volta. Questo minimo di. Non succede niente. E niente, vediamo. Schiaccia un tasto. Ok, schiaccia un tasto, ho vibrato. Ha vibrato. Anche a me. Non fa nulla. No, c'è di nuovo quel cacchio di lag, ragazzi. Come avevamo risolto? Sto sbattendo la forza per terra. Ma sul colore mai è successo. Perché il colore risolto. Si sente l'audio del gioco, però non funziona una cippa. Aspetta. Momento. Non sono... Credo di aver capito qual è il problema. Questa è la mia pezza. Vedi, siamo tutte e due l'uno. Mm. Tu sei questo e io sono questo e siamo tutti la stessa persona. Quindi torniamo indietro. Porca vacca. Torniamo indietro. Ho fatto scherzo. Guarda, che balla. Allora, aspetta. Carichiamo, usciamo, facciamo due player. Ok. Controlli. No. Controlli. No, indietro. Menu. Tarion. Allora, aspetta. Nuova partita. Ma no, finché non... No! No! Se vuoi che... Gruppo A per le grosse. E scusami. Secondo me non ha ancora capito che l'hai tolti. Sì, l'ha capito. Guarda, adesso questo qua magicamente diventerà il giocatore 2. No, è sempre il giocatore 1. Allora, fai una cosa. Cosa faccio? Sì, prima l'abbiamo fatto, Ste, te lo giuro. Ecco partita. Ok, giocheremo così. Ci mettiamo la Switch qua davanti. Nulla. Per chi fosse ce l'hai fatta? Vai, mettila. Scusa, mi stavo cantando. Triangolo, no? Refresh, cam link. proprietà. No, ma ragazzi, questa roba qua è satanica. Non è, cioè, è un casino serio. Bad! Oh, io chi sono a te? Questo è un tradinciato. Ma perché sei uscito? Ma non lo so. No, cosa fai? Aiuto! Fai tu. No, non lo so. Ok. Non schiacciare. Perché contrariamente a tutti i giochi Nintendo dove la A vai avanti e la I scuola fosse la play. Grossi guai, grossi. Allora, io non ho mai giocato a questo gioco, sono un fan sfegatato di Bud Spencer e Terence Hill, è la prima volta che lo gioco, quindi spero che non sia. Non so perché siamo a questo livello. Ultra divertente. Allora, dobbiamo saltare sti cosi. Non posso dargli una testata. Spero che voi sentiate l'audio perché noi non sentiamo nulla. Sarebbe anche molto divertente. No! Oh!
Devo fare anche, bisogna fare anche commentare con le classiche frasi di i cavalli di battaglia, cavalli per stare in tema, di abbiamo fatto cacare, ma non possiamo potevamo scegliere un altro. Ma infatti questo livello qua non mi piace. Dall'inizio, fai dall'inizio, voglio menare. E quindi in questo caso abbiamo perso. Ah, devo evitarli, non avevo mica capito. Devo fare. Grazie Albi che hai iniziato dall'inizio. No, però non capisco. Vedi. Guarda la barra sopra. Ma io non li salto, io scappo. Maglio. Bisogna arrivare alla fine, bisogna prendere il bossino, credo. Eh sì, perché tutte le volte che tocchi qualcosa torniamo indietro. Ah, vabbè, ma scusa. Vabbè, però Albi anche tu. Ah, posso anche schivarlo? Sì, direi che sia decisamente più facile. Vedo che slittamento. No, colpa mia. Sul laterale slittate anche. Il GDR. Sapete, è vero che domani alle 3 siamo ancora perché saltiamo bidone. Se allora, il livello è una merda. Sì, facciamo i menu. Facciamo il livello normale. Inizia, recensione di GDR. Nuova partita. Grazie per l'ha shoutato, Scarax. Ho anche io prima. Perfetto, continua, voglio essere bad, continua. Volevo leggere, no, ho sbagliato. Hai di nuovo preso quello dei cavalli. No, io ho fatto niente, hai fatto tutto tu. No, salta. Salta, tengo premuto. Mi ha dato una testata, l'ho visto. Arbitro mi ha dato una... Chiedo il VAR, mi ha dato una testata. Allora beccati questo. Hai capito cosa devi fare, devi picchiare. Bellissimo. Perché vai via? Voglio menare. Dai, via. L'avete giocato voi ragazzi questo? Qualcuno ha giocato questo fantastico gioco? Graficamente a me sta già davvero facendo impazzire. È bello graficamente. La padella! Ah, però sta cosa... Faccio la padella di... Bellissimo! Guarda il pugno! Addormentato! Dov'è? Come ho fatto? Aspetta, tiro un pugno... Ah no, qua mi paro. E poi dipende anche da come sono messi. Vieni. Ce li possiamo anche scappare. Madonna che cattivo. Aspetta. Su computer questo. Guarda lì. Dai, insisti. È troppo forte. Che cazzo. I fagioli erano lo schifo. No, questo gioco qua è bello. Ehi, tu lo reggi l'alcol, sì. I primi 2-3 galloni. Va bene, partiamo per Stoneville. Stiamo andando a Stoneville. Andiamo a Stoneville. Qua c'è troppo da leggere, già. Sì, ma tu tieni schiacciato quello sopra, va veloce. No, non sta più andando veloce. No? No. Ma no, c'è il livello con i cavalli. C'è il livello con i cavalli, c'è la scena romantica. Cutscene! Bud Spencer. Ma che bello, vorrei tantissimo sentire Terence l'audio. Ma poi anche il font. Slaps and beans vuol dire? Schiaffi e fagioli. Bravissimo. Perché siamo anche internazionali. Adesso noi non ci vogliamo dilettare in uno streaming completamente in lingua anglofona. Però ne saremo. Potremmo farlo tranquillamente. Una volta che raggiungeremo i 100, mancano 3 follow. Raggiungeremo i 100, faremo una live completamente in lingua inglese. Please, don't veloce, 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 veloce. La diligenza. Ma la ciccia. Chissà perché la diligenza è sempre una toppa. Fa tematica interessante. Il ciccione con la salopette sembra quello di Bioshock senza l'elmetto. Ok, senza lo scafandro. Uovo. Bioshock. Il boss. Dal boss, aspetta. Sto che pieno di schiaffi. Voglio la padella. Non ho bisogno. No, non volevo. Guarda come lo corico. Aspetta, vieni qua. Ma io vedo che sono già 100 follower, dice Nikita. Wow! Well, now we'll talk about and now we are glad to switch the language into English language, okay? Oh yeah, here we go. What? Yo! Grazie mille a tutti, allora dopo vi ringrazierò personalmente. Pepe, dobbiamo mettere la birra. La canzone di Kenobit, non so se posso perché ci sono i diritti. Ma come si fa? Di Radio Sangua. Disco Sangua, scusatemi. C'è qualcosa che non mi inquadra. Ah, ok, così. Ok. Prendi la birra, che ti refulli la vita. Ah, che bello. Comunque, ragazzi, grazie mille. Siamo arrivati a 100, siete. Eccoci! È partito l'alert!
Kart. Grazie di chiedere. Dove l'avevi messi? Ma che ne so. Sono dei piccoli colori. Grazie mille, Niki. Allora, dobbiamo fare la mossa dove tu me lo mandi contro, io te lo rimando contro. Perché come se fa faccio tattica. Si può fare. Allora, io voglio la padella. La birra, la birra. Il prosecco. Hai visto cosa ho fatto? No. L'ho fatto picchiare uno con la sua mano e l'altro l'ho preso. Due l'ho fatto scontrarsi. Ho nell'enfasi, ragazzi. Non mi prendere la birra. Tieni, vieni qua. Adesso voglio dargli il colpo. Aspetta. Vai. Spaccagli il boccale. Allora, tiramelo contro. E come faccio? Aspetta, corro. Mi tengo il bicchiere. Grazie mille, Niki. Facciamo come Babic e cantiamo tutti 100 follower. Bisognerebbe avere la lista. Ma ci possiamo pensare una sera live e cantare tutti 100 follower, ragazzi? Che dite? Non ho capito. Il buon vecchio Bisboc Babic con la sua immancabile chitarra. Tu quando copi gli altri? No, però mi è stato chiesto. No, ma già mai copiare gli altri. A parte che sono i miei mentori, quindi. Ah, devi fare roba. Ma dove come si conosciuti? Qui. E adesso? No, non era quello, secondo me. Secondo me io adesso la spacco. Come che gli butto giù il buchetto? No, non fa andare. Ma qua secondo me questo palo bisogna toglierlo in qualche modo. Ah, questo, capito. No, bisogna salire. Perché io sono quello agile. Perché non riesco a salire? Perché tu non puoi, sono io quello agile, sono quello forte. Quindi c'è una componente anche di... E come cavolo ci arrivi? Trine, bad trine 2. Non c'è, no, la bad trine 2 The Cave. Ma che scherzo! Scaras, comunque grazie di nuovo per il ride, perché forse sei arrivato in ritardo e non hai visto che ti abbiamo ringraziato calorosamente. Grazie mille, fratello mio. Ah, pestone. E appena riuscirò a... Madonna, che bella è la mossa! Voglio questo gioco subito. Voglio questo gioco. Allora, aspetta, non massacrare. Va bene. Aiuto, lo tiro con. Un attimo, on the line, quanto costa? Sta costando 14 euro, mi pare. Un momento. E se corro, cosa 15. Succede? Adesso provo a caricare qualcuno, Come fai a correre? Doppio tappo avanti. Doppio tappo avanti, mi sbaglio troppo. Ah no, devo tirare qualcosa, devo fare qualcosa, che devo schiacciare qualcosa. Aspetta, Arrivo. Guarda gli schiaffoni. Bellissima la spallata. E se faccio con quell'altro tasto? No, mi cerca qualcos'altro. Non c'è solo digital. Però dovrebbe anche esserci la mossa, dove sai quella lì che li prende così, li fa. Se l'ho fatta prima. Scrax. 9,90. Era gli altri giorni con lo sconto. Ma qualche giorno fa era 9,90 su Steam. Ottimo. Ragazzi, comunque ve lo consiglio, ma straconsiglio. Finiamo il livello, poi magari passiamo ad altro, visto che il tempo stringe. Quello che vuoi. Puoi picchiare la mucca. Perché stai picchiando il barile in aria? C'è il boss. Guarda Saloon. Avanti, veloce. Ma che bello. Ho visto una Y, è da schiacciare. Sì, bisogna intervenire nel discorso. Ah, fa la partita. Ma quindi ricalca proprio il film. Proprio il film. Anche gli altri film. Non c'è solo questo. Questa è proprio la serata con gli amici. No, ma è disarmante quanto è bella questa roba. Ma perché poi la barra sotto ti fa fare lo special in qualche modo? Se schiaccio due tasti assieme, se schiaccio start, sta roba. Se schiaccio l'analogico in giù, cosa fa? Devo andare là. L1, R1, non fa niente. Devo andare qua. Ah, sì, andiamo là. Secondo me scatta la rissa per qualche motivo questa signorina. Cos'è quello? Tanto ragazzi, siete ancora tutti, siete fantastici. Fantastici, vi vogliamo tanto bene. Una sedia. Oh, aspetta, voglio caricarli. Fammi andare via. Ah, ho la sedia. Che fail. Bloccato dal tavolo e due. Cos'è fatto il stage diving? Sei caduto nel vuoto praticamente. Aspetta, voglio far fare. Arca miseria, non riesco a prendere a stare in corsa. Oh, che spallata. Sto per morendo. Vai, che è una bella sedia. Allora, se schiaccio tutte e due le cose assieme, adesso voglio fare una mossa che le prendo tutte e due. Che le prendo da tutti e due. Comunque i combattimenti in estremi sono meno così. Sì. Dovrebbe fare il deathmatch anche se ci sono così.
Su, bisogna andare su. Dai ragazzi, vediamo cosa c'è su. E poi direi di farci. Che è successo? Che è successo? Cosa sta succedendo? Buggati. No. No, no, abbiamo rotto il gioco. Salta. Aspetta, ci penso io, ci penso. Non era mai successo. Ci penso io. Cosa è successo? Perché sono incastrato male? È stato assunto. Guarda lì. Sotto il bar. Ci penso io a risolvere la situazione. Ciao. Ma è possibile che deve esserci sempre qualcosa che non quadra? Sempre qualcosa che non va. Adesso sei proprio frizzato tutto. Cioè, la tua testa laggiù. Io non riesco più a far nulla perché sono sparito. E questo era Slaps and Beans. E questo era Slaps and Beans, ragazzi. Tanto dovevamo smettere, il gioco ci ha fatto smettere. No, è partita la cutscene. Che cosa sta succedendo? La cutscene. Abbiamo rotto il gioco. Rivogliamo i nostri. Give us our money back. Va bene, bello. Cosa sta succedendo? Si è ripreso a posto. Nel frattempo è arrivata la nostra. La nostra Margot. Dov'è? 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 Qui. Ciao, patatoccia. C'è sempre il momento non funziona. Attenzione, si è ripreso. Ok. Bell. Ah, qua si spara? Sì, non mi ricordo più come si fa. Ah, bisogna azzeccare il momento, tipo così. Ah, io già così, io ho sparato tutti così, fuori. Così, no. Infatti abbiamo sparato in 1500 modi diversi. No, devi farli fuori tutti. Il momento non funziona cazzo, mi pare corretto. Esatto. Allora, devi colpirli. Ma con che no. Tasto? Con la Y? Te lo dice. Ok, ok, ok. La B, me la sento, me la sento. Tum! Tum! Io sono missato. Anch'io. Tum. Anch'io. Ah, io volevo sparare a lei, fai te. Solo per uno, solo per uno. Cosa vuol dire? Cosa allora, quindi dobbiamo broccarli tutti. C'è il mirino che si muove. Sì, sì, no? Sì, ma io l'ho capito, l'ho solo. Capito. Ma l'hai missato anche tu, non farmi. Sì, culo, sì, prof. Mi sta anch'io, chi dice niente? Dai, vai. Allora, oh. Vai. Ah, calma, eh. L'ho missato. A chi vai a sparare, scusa? Preso. Mi sono mancati tutti. Eh no, ma se li manchi tutti. Me li mancherà tutti, no, tutti no, proprio. Posso provare? Yeah. Due con due, No, so qui che è time event, ma riusciamo a sbagliarli lo stesso. Slow time event. Ma siamo da solo e scocci. Sì, non mi, devi schiacciare la freccia. No, questo gioco, questo. Viene da dire quadrato. We will never do this. Dai, let's try again, my dear friend. Vediamo se è arrivato qualcun altro a salutarci. Siete sempre tutti. Sì, guarda qua, guarda qua, guarda qua, guarda qua. Leggi tu perché è troppo piccolo, non riesco a leggere. So. Rindori, ciao, benvenuto. Niente, niente. Scusa, se è andata, magari. È andata. Grazie mille. Guarda qua, Raidino, Raidone di Raidone. Il Forget. Grazie mille, Davide, benvenuti a tutti i Raidanti. Ciao, grazie. Al joypad che è caduto. Questo di chi è? E tanto è tutto tuo, qua siamo a casa tua. Grazie mille. Ciao Tarma, ciao, dovevi esserci l'altra settimana che abbiamo fatto la serata Metal Slug, ma tu non c'eri, era bighellonare. Quindi, abbiamo fatto Slap and Bean e ora cosa possiamo fare? Cosa mi dite? Ci facciamo un giro su quell'arcade bellissimo. Dinabosauro, ciao, benvenuto. Ciao Raidanti di Il Forgets e grazie mille. Tutto quello che vuoi, Jeff, sei tu il capo. Allora, è bellissimo. Allora, lo facciamo giocare tutto e apre Notepad. No, non so. Vai su Music. Andiamo su Music. Così intanto vi organizzate. Io chiudo il gioco. Torniamo un attimino sui nostri TV cattolici. Ciao Bronca Sverta, benvenuta. Ragazzi, abbiamo raggiunto i 100 follower. Grazie a tutti voi, un bacione. Siamo arrivati a 100. Che tipo tanto. È tantissimo. Io tantissimo. Dov'è Albi? I'm sorry. È veramente bello. Ecco qua, è di Gio. Questo deve giocarlo Gio. Perché questa sera è una serata VIP e videogame. Questo gioco l'altro giorno. No, ho capito. L'ho visto sfogliando una rivista. E la rivista in questione è Retro Game. Di qualche anno, un paio d'anni fa se non sbaglio. Poi è andata fuori produzione, ahimè, mi piaceva molto. Ho visto questo gioco, sono stato molto curioso. Visto che è un VIP, il protagonista di questo gioco.
E il VIP in questione è l'ex primo ministro Tanaka. Per chi non lo conoscesse, Tanaka era un pianta. Ma c'è anche Michael Jackson. Sì, ci sono i VIP. Ma perché non essere sempre con Michael Jackson stasera? Il gioco dei VIP. C'è Magic Johnson, se non sbaglio. C'è il detto c'è, c'è Magic Johnson, Michael Jackson, Luigi. Il buon presidente Tanaka era un piantacasino allucinante. Infatti aveva rubato, penso, non so quanti soldi per qualche casino che aveva fatto, dei soldi delle, dalle casse dello Stato. E infatti il gioco è proprio su quello: deve rubare tutti i lingotti e portarli alla banca. No, ma è bello, è bello. Ciao Tarma, grazie mille lo stesso. Ciao Tarma. Tarma! Bacio. Io ti garantisco che questo gioco merita. Mi ricorda leggermente Bomberman per qualche motivo. Ok. Dimmi, insomma, cosa devo fare? E io lo faccio. Lo faccio. Tanaka, prendi tu bene tutti i lingotti, Joe, e portali in banca. Ma devo ancora iniziare, eh? Ti hanno messo in mutande. Non l'hai comprato? Jeff. Ah, innanzitutto non stiamo ancora giocando. Secondo punto, la cam è ancora sul televisore. Ciao Tarma, grazie, scusate. Badanti, badanti. Scusate, ringraziamo lo sponsor della serata. I'm sorry. Dove hai puntato sul microfono così? Hai visto che bel Trinitron, Davide? Allora, insert coin. Non è quello. Grilletti, grilletti. Cambia pad. Aspetta, aspetta, aspetta. Grilletta, grilletta. Guardiamo un po', dinosauro. No, sì, salutato, vi ho salutati tutti. Sì, vi ho salutati tutti. Guardiamo se c'è qualche raidante timido che non ha salutato via chat. No, ci siete tutti, ci siete tutti, ci siete tutti. Ok. Che cosa, finestra? Vai, adesso dovresti esserci tu, eh. Dove sono? Non va? Cambia, cambia, cambia. Veloce. Bello, aspetta, aspetta. Il terzo pad anche, c'è anche un terzo pad. Sembra giochi senza frontiere. Questo, pronto. E quello? Ok, ce l'abbiamo, eh. Non trovavamo il pad, ne abbiamo tre collegati, ci siamo. Dicevamo il buon vecchio. Vai su. Capito, capito. Ciao Tarma, grazie ancora. Il buon vecchio Tanaka deve rubare tutti i lingotti d'oro, portarseli in banca. Cerca di arrivare con tutti i lingotti, eh. Oh, benissimo. Prendilo a pugni, prendilo a pugni. Ok. Sfonda la porta. Rispondono. Tanto il buon Tanaka sembra il generale Puzzerstoffen di Mai Dire Banzai dell'epoca. Occhio alla botte, la cosa più pericolosa è la botte. Infatti, clippate solo in faccia che sarò super... No! Super concentrato. Che tra l'altro sì, lui gli viene il frustino. Non so se si possa streamare questa roba. Sì, dai, non sono nudi. Non lo so. In mutande lui, in completino, in latex, sadomaso. No! Oh, aria! Ma come? No, no, ce la faccio, ragazzi, ce la faccio. Dai, 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 dai. Diamo fiducia, diamo fiducia al nostro gioco. Dai, dai, il primo è sempre di riscaldamento, va bene. Dobbiamo fare prima quelli fuori, poi quelli dentro, poi quelli dentro. Esatto. Utilizziamo una tecnica. Bravo Alvin, mi piace l'ordine. Mi piace l'ordine. Anche io faccio una patata. Però non posso, disturbo Joe. Ciao Ste, grazie mille. Ste, tra l'altro, il quarto membro dell'alleanza dei nerd, grazie Albi, che con Albi ha il canale Two Bad Gamers, che vedete comparire in sotto impressione. Scarax, tra l'altro, se vuoi fare qualche shout ai nostri amici di Azione Cattolica, il buon Tarma che se n'è andato via, Dinosauro, il buon Il Forgets e anche Scarax. Scusate se mi dimentico qualcuno. Via via, la lista completa, è più veloce di te, ogni curva che fai ti sta dietro. Cattolica. Perché? E perché non mi hai registrato? Mi fate... No, budai, ma no! Budai, budai! Budai! No, ce la faccio. Grazie Scarax. No. Il secondo. Ma com'è possibile? Il primo è riuscito a passare il primo stage. Ma
come cambio le lettere? Acido. Acido. Azione cattolica. Beh, questa non posso. Aspetta. Azione cattolica, cuore. Ok, se azione cattolica, cuore. Cuore. Gioco. No. Dai, passate il primo. No, c'è. Passa il primo stage. E poi direi di farci, stando a tema VIP, un bel gioco con protagonista Jean-Claude Van Damme. Indovinate di quale si tratti? Sorry, quello diciamo noi adesso. Ma quello diciamo con noi dopo averlo giocato. È un gioco di cioccolato, ma non è cioccolato però. Che buone, madorca. Che fai? Perché è una barile. Ciao. La barile è inschivabile. Basta, sennò domani c'è la gastroenterite. Ormai l'età è quella che è. Comunque la musica è bella, eh. Ma guarda che comunque sto gioco, a parte tutto, è bello. Cioè, è stato fatto per prendere per il culo. No! Vedi che non sono capace. Perché con quel micro. L'ultima, raga, questa vale tutto, eh. Io sto facendo la tattica di Albi. Bravo. E Nikita ci ha fatto una bellissima clip su Giochi della Frontiera dell'ultimo gioco, il boss finale quindi del cambio del pad. Grazie Niki. Ce la puoi fare, eh? Dai Gio. Che rischio. Lascia il cancello chiuso. Ok, bravo, grandissimo. No, non c'è. No, dai. Cioè, quello non vale, spoiler lì, certo. Quello è stato scorretto. Dai, fai ancora l'ultima. Non ce ne andiamo di qua finché non passiamo il primo livello di I'm Sorry. I'm sorry. Ciao 0R4, grazie mille di essere passato. Essere stato con noi tutta la serata, altro che passato. Grazie mille. Dai, ci vediamo sicuramente domani mattina. Vero? Tu sai dove? Dove? Sul canale di Keno Bisboch. Sono sul treno. No, sul treno no. Il canale di Keno Bisboch, che è il fautore di tutta l'ambaradagna Azione Cattolica. Quindi un grazie a loro. E un grazie agli altri streamer. Occhio, arriva su! Arriva giù! Ti prego, Gio! Ti prego, Gio! Su! Madonna, che ansia! Vai! E se arriva la botte! Arriva la botte! Vai! Madre. Yeah. Il livello dopo, picchi con i ventagli. E la Bulgaria gioca al Fil Rouge. Ma no! Bellissimo! Ma come si può non adorare sto gioco? Che poi sto Tanaka ha fatto un casotto mai più finito, ma io lo adoro! Cioè, adesso ditemi che non voglio... Cioè... Ma volendo puoi uscire dal livello prima. Vado a saltare. Questo non so, non mi ricordo. Bene. Ma no, da subarino magari. Bene. Quindi, cosa abbiamo detto? Ah, sì. First try. Era qua. Al primo colpo ci sono riuscito. First try. 1cc. Ho vinto le Dixie. Zero. Allora, dove diamo niente? Eccolo qua. Altro controller, perché qua ci va la sfida, ci va il doppio. Nessuno di noi tre ha mai toccato questo gioco, lo conosciamo, no! L'abbiamo già visto. Ma io l'ho aperto, mi sono messo a piangere. Non sono in questi cavi. Tutte le cose che si dovevano fare con i pad, tirare i cavi. C'è un film proprio. Ma scusami. Come si chiama questo? Street Fighter The Movie. Ah, sì. Non avete mai visto il film di Street Fighter? Allora, Van Damme va preso, perché comunque è il VIP della sera, del gioco. Lo prendo io. Poi io, non so, prenderei un... Io prendo Ryu. Vai, perché dobbiamo vedere l'animazione della Hadouken. Però questo qua è uno Street Fighter fatto con Mortal Kombat, cioè proprio. Esatto. Che errore incredibile. Aspetta, solo vedere. Cerchiamo di capire. Allora, okay, questo è il pugno. Questo è il calcio. What the? Questo è l'olemo.
mosse. Certo, in Sonic Boom, indietro, avanti, pugno. Sonic perché Boom! Lo sai? Perché lo sai? Perché sono le stesse mosse di Street Fighter, presumo. Sì, sì. Sì, le stesse. Non fa un cacchio. Stai lavando una macchina. Non fa niente, non fa. Ma solo quello. Ma se non è la VIP videogame, giochi di merda. Numero, tanto ride, ma non fa niente, non ce l'hai. Gio, ti sei allenato, ti sei allenato. Vabbè. No, indietro, avanti. Scusa, fermo. Metto. Indietro, avanti. Aspetta, scusa, aspetta. No, di puro ray tracing su pavimento. Vieni, hai preso un bellissimo personaggio. Qui abbiamo due. Va a fare aerobica. Allora, ragazzi, muovete la gamba. Questa la fanno molto ritmata. Non esce qualcosa sotto il divano che cerchi di prenderlo. No, qua pulisco io. Io pulisco Zumba. È la lezione di Zumba. Però ragazzi, comunque, guardate il riflesso. Ma è un livello copiato. Copiato. E dietro passa il fantasma formaggino ogni tanto. Ma ho fatto. Bello. Bello che mira le palle. Ma così ha fatto. Terribile. Dai, ancora una sfida. Sono 14 crediti. Ciao, Forget, grazie mille per il raid ancora. Buonanotte, alla prossima. Voglio provare un altro personaggio. Tipo Vega, che era il mio preferito. Vega, che è conosciuto come Chris Redfield. Male. Che torcia però Vega, ragazzi. Che senso? Guarda lì. Spesso. Guarda lì. Wow. Brio Vega. Fai vedere come pulisce per terra. Così. Hanno tutti comunque questo. Lui è più persistente. Lui è più per. Pulisco tutto e subito. Vega è più per la precisione. Vega non si attaccava alle ring. Eh sì, ma non ci sono. Se si attacca va fuori dal ring. Voglio fare una mossa. Ma sei fortissimo con Vega. Non so cosa sto facendo. Facci mandarmi tu che ci mandi. Ti spara. Brion Vega. Aspetta, prendiamoci un momento per vedere il salto di... Ma è veramente Zumba, ragazzi. Dai, avvicinati, dai. Ti aspetto qua. Ma cosa fai? Dai, ho smesso. No. Ma si può fare? Si può parlare? No, grazie. Sì, tiri indietro, no? Fortissimo, anche con Vega. Ma Vega è il mio personaggio preferito. Poi a Vega si rompeva anche l'artiglio. Provo imbarazzo per loro. Questo è OP però, No, questo ragazzi è troppo bello. Wow. Però aspetta, guarda questa, la mossa definitiva, spostati un attimo. Non voglio farti male. Non vado indietro. Non riesco più, aspetta. Non lo fa. Niente, non funziona. Avanti e indietro. Praticamente se gli attacchi una dinamo fa la cintura a tutta la fabbrica. Tiè, è vero. Un tuo errore. Ha ribaltato Vega come caricare un sacco di cemento. Ragazzi, un gran bel round, Al full micotone. Zunghiata in faccia. Ragazzi scommettete, scrivete. Ragazzi, si accettano scommesse. Grazie per il ride, Vivisector, grazie mille. Un altro compagno di Azione Cattolica. Andate a mettere un cuoricino su Vivisector, altro compagno di Azione Cattolica. Grazie mille e benvenuto. Vai. E ciao anche ai Raidani di Vivisector. Questo, ragazzi, si accettano scommesse, si accettano scommesse. Come fare, scusi, questo gioco? Rio Vega, Brion Vega, Brion Vega. Rio, casa mia. Decisivo sto. Che poi è Ken, ma fa niente. No, dai, medica. Ho vinto le Dixie. Neanche facendo l'elica infinita. Pazzesco, siete fantastici.
Ragazzi, che ora abbiamo fatto? 23:35. Proviamo? Broforce. Proviamo. Proviamo? Proviamo. Ma quanto vuoi? Lo fate in due. Finiamo la serata VIP. Con cosa si, non si può. Con cosa si, non si può non finire. È giusta la doppia negazione qui. Cosa non si può non finire? Qua ci chiedevano a gran voce Akuma contro Sawada. Dai, facciamo. Alla veloce. Alla Dai. Veloce. Posso Akuma, provare io? Sì, ma Jeff sa tutta memoria. Ma no, non l'ho mai preso, non l'ho mai giocato sto gioco. Ma prima ho detto, sono le stesse mosse di Street Fighter. Sì, là, ma no? Perché presumo. Dai, presumo. Cioè, allora, la canzone Akuma Sawada. Perché io non ci sono? Devi mettere i crediti qua. Ok. Allora, vuoi essere Akuma o Sawada? Non so chi sia né uno. Dai, tu fai Sawada, io faccio Akuma. Sawada, Akuma. Che sarebbe Kai del malfatto. Sawada. Aspetta, fammi provare i tasti. Pugno. Pugno. Questo okay. quando porti... Ah, ma sono... aspetta un attimo. Fermo lì. Ah, io sono questo. Ho capito. Che mossa è questa? Cioè, cos'è questo? Cos'è? Numero. Ma perché c'ho solo un calcio? Beccati questo. Ma dai, so solo fare questo. Allora basta. Super combo. Akuma Sawada. Ma questo è uno che usa i calci. No. Lo fa. Guarda che schiaffo che ti ho dato. Vabbè. Danger. Sta fare le mosse. Anche tu. Ma no. Hai la spada, maledetto, è armato. Con il kanji di cielo dietro la schiena. Cielo, cielo, ma cielo stellato. Okay. No, non è il kanji di cielo, scusate, mi ha detto una cazzo. Sì, funziona. Tengo. Sì, raga, non è andato al bagno. Bisetto, grazie per il ride. Grazie mille Visecco per il raid. Abbiamo anche spammato un bambino in chat come membro di Azione Cattolica. Ah, vuol pensavi, ragazzo. Ma sul momento no, sto schiacciando a casa. Beccati questo. Beccati questo, beccati questo, beccati questo, anche questo. Ecco, sta arrivando un confetto per te. Un confetto per te. Non è quanta legnosità nei comandi. Akuma. È stato bello Albi finché è durato. Orrendo. Questo gioco è... Basta. Grazie. Allora, orrendo 10-10. Dicevamo, come non finire la serata VIP e videogames se non con Broforce. Ci proviamo per la quindicesima volta. Quindicesima. Perché abbiamo dei problemi col pad. Speriamo che questa volta vada tutto a posto. Già ce l'hai il pad, ok? Dov'è? Qua. Però devi andare su Steam. Momento, fammelo partire prima. C'è? Mi sa che... Non c'è. Devi cliccare io? Sì, tengo solo un attimino un po' in cuffia perché mi sta facendo diventare sordo. Dove trovate più VIP di Broforce? Dove? Puoi rimettertela. Dove? Giocare di un certo livello, spessore di nerd, bravissimo, hai detto perfetto, la cosa giusta. Allora, ce la possiamo fare? Ce la facciamo. Ricordatemi solo i tasti. X. Allora, X per scegliere, per iniziare a giocare, no? Sì. Ok, io sono il 2. Allora, sparo normale. Ok, fatemi provare i tasti. Ah, prima andiamo lì. Ok. Incipit, non ho mai giocato a Broforce. Le volte che ci abbiamo provato scleravano i controller. Quindi noi ci riproviamo, se risclerano ci salutiamo e... Ah no, e speriamo che i controlli sclerati. È vero, giochiamo 5 minuti con i controller sclerati. Allora, calma, innanzitutto. Ti prego, fai che io sia Chuck Norris. No. Io sono Chuck Norris. Ah no, 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 io sono Beatrix. Allora, aspetta, sclerano i controller. Allora, non importa. Colpo singolo, salto, melee, specialone, ok, ce la faccio, ce la posso fare. Ti vengo a salvare con tutta calma. Ma perché? Ho fatto una cosa, ho fatto un salto e sono volato di sotto. Chi sono adesso? Calma, calma! Ma non ho fatto niente! Allora, sono diventato il 3. Non importa. Ok, sono P e Baracus. Voglio cambiare personaggio. Adesso chi sono?
Sono 007. Dobbiamo aggiungere anche difficoltà così che cambia il padre ogni volta. Ah, ragazzi, sta parlando, sono fermo, sono fermo. Muoviamo, se fate così. Io ve lo dico. Vai, vai, vai. Testa, ragazzi, testa. Allora, io tiro ste bombe, faccio un casino di danno. Ok. Io sparo così. Si è suicidato! Ma si è suicidato! Gli abbiamo fatto pena. Boh, è finito il livello. Addio. Ah, questa vabbè, primo livello. Ma se fa PvP non importa. Ci arrangiamo. Il PvP praticamente l'abbiamo messo apposta per aumentare la difficoltà. Perché il PvP, tipo, io sono giocatore 3 e divento. Quando fa PvP divento giocatore 2. Andiamo a salvare Joe. Io sono Blade che affetta. Blade canavacciuolo che affetta generi di conforto e bevande come non ci fosse un domani. Allora, sono sempre 3, sì. No, sono morto. Azzazzazza! Come eri quello, eri? Che bello non avere le cose esplosive, faccio meno danni. Salvate, grazie. Arrivo. Io amo quelli con la lancia razzi. Aspetta, io vado su. Qui esplode. Com'è lo specialone qua? No, questo invece non mi piace per niente. Aspetta che mi sparano! Posso esplodere la roba? Dove? Mi sto sparando. Io vado a prendere il diavoletto. È il boss finale. No! Preso! Vado! Un po' di tappi. Grazie! Ce la faccio, ce la faccio. Penso che sia il mio salto nel vuoto. Salto di pezzo di qua adesso merda. Comincia a essere un pochino più difficile. Ok, allora io sono il 3 adesso. Ah, io sono Indiana Jones. Io sono scemo. Allora, vado su. Aspetta che cade tutto. Occhio. Allora, io c'ho lanciarazzi della vita. Grazie, occhio. No, perché questa roba qua è facile. Allora, io li prendo e li colgo di sorpresa di qua. Aspetta, ma posso andare su a far casino? Vai su a far casino. Qua siamo al sicuro. Ok. Pericolosissimo. Ah, non è finito, bisogna andare di là. No, bisogna andare di là. Guarda, aspetta, me la sento. Mica è andata bene. Oh no. Sì, sono qua. Oh. No, sono ancora 3. Sono vivo! Occhio che esce sul casino. Ah, scoppia tutto! Occhio lì, eh. Ok. Devo salvare qualcuno. C'è qualcuno morto? Esatto. Ma io sono il 3, Ale. Io sono morto. Adesso ti salvo. Io sono il 3, esatto. Una. Sono Raiden! Raiden è bellissimo. Ma Raiden non è un personaggio famoso. No. Però figo. Cacchio di vivi. Ha fatto pure il gioco, Tomb Raider. Ciao ragazzi, per questa sera è tutto, ci vediamo, grazie mille, è stato un piacere averti con voi. Mai l'alleanza di merda anche questo, ragazzi. Chi sono? Sono Rambo. Posso cogliere di sorpresa di nuovo? Ti colgo io di sorpresa, guarda. Occhio che c'è uno che esplode, Aspetta, ci penso io qua, ragazzi. Sei morto? Sono morto. Mi salvate? Ho portato questo bieno. Effettivamente è carino sto gioco, è divertente. L'altra volta non mi... Vabbè, l'altra volta stavi vomitando. L'altra volta stavo per morire, effettivamente mi ricordano i miei esimi colleghi. Però gli è bello fare queste robe qua, guarda, eh. Chi è il 2? State fermi? Non salviamo lui. Sì, salvatemi. Vai, Gio. Ma no! Ma scusa, non te lo fai, muoio io, sei contento che... Ah no, ma eri tu quello lì? Sì. Scusa. Bruiser! Non è che vi tira fuori? No. Il lividoso. Il lividante. Oh. Non c'è nessuno da salvare. Prof ci salverà, Prof. Devo trovarli. No, ma non c'è niente. Ah, sotto. Sopra. Sotto lì. Ma no, sotto lì così non si può. Allora di là. Mi sa che non c'è più. No, tutti i cavoli tuoi. Ma sì, io lo faccio easy. Ragazzi, voi conoscete questo gioco? Avete mai avuto il piacere di giocare a Bro Fight? Lo faccio easy. Tra l'altro, stiamo cercando di organizzarci. Questo è il mio preferito. Chi? Man in Black. E io chi sono? Smith. Perché noi i VIP ragionano per film. Quindi lui è Man in Black, io sono... Chi sono io?
Tu dove sei? Lassù. Fuga da Los Angeles. Sono fuga da Los Angeles. Ah, forse è vero, da Yara. No, prendete voi questo, che non lo voglio. Ah, lo voglio io, lo voglio io. Voglio essere qualcuno che conosco. Ok, io sono i team adesso. Cioè, da Yara no, perché... Dicevamo, ci stiamo organizzando. Ma perché ammazzano sempre me? Mi ha tirato una supposta nel sedere. Stiamo organizzando per cercare di fare delle serate con voi. Giocare con voi. Quindi dobbiamo un attimino settare le cose, metterci a posto e... Jeff! Dove sono? Ah, sono lì, sono proprio lì. Chi sono? I need to be saved. Cioè, sono saltato e mi ha sparato in fronte. Sì. Ma so. Spero tanto di essere io quello lì. Ma che salto ha sto personaggio? Chi è che sa chi è questo? Quello è quello di... Io lo so, è quello di... Come si chiama? Bello! Quello è MacGyver. Bombe. È MacGyver questo. Oh, fai la special di MacGyver. Il pollo. Allora, tutte le volte che salta fuori un VIP nuovo dobbiamo fare la OST, ragazzi. E basta, io ho finito la mia conoscenza, solo quella. Allora, qua ci penso io, Hop! E muoio! Aspetta, ci ripenso io! Hop! Ma è troppo OP MacGyver! Sì, OP ma è difficile da usare. Tieni il pollo con la dinamite nel sedere. Ma riusciamo a finire sto livello? Certo, si scoppia il pollo. Perché non ci sei mai... Non l'avessi sotto le ascelle! Salvati, arriva l'aereo. Salta! Non salta. Devo saltare. La maggiore probabilità di far gasolio, esattamente. L'insetto non lo conosce, penso di essere l'unico sulla faccia della terra che non conoscesse questo gioco, ma vi spiego anche perché. Perché io, grazie a loro, ho acquistato un PC il mese scorso. Era dal 98 che avevo un PC. E per quello che era streaming agricolo. Vabbè, la lore del canale la ripetiamo un'altra volta, tanto la conoscete quasi tutti. Allora, io voglio salvare perché a me Terminator non piace. No! Sono morto. Salvatevi. Chi sono? Terminator Logan. Bellissimo. Questo è Highlander. Highlander è... Datemi a sentire un secondo. Ascoltatemi un attimo. Allora, vedete che gli escono dalla porta, gli escono all'infinito. Ah, bisogna distruggere. Quindi dobbiamo distruggergli la ba... Clip. Il professore. Che pirla che ha distrutto. No, ti spiego come fare. Così, bellissimo. E spaccami sto 5. Ti salvo io. Salvo io, ma così dritto nel secchio. Bam, giù nel canestro. Sono salvo. Toccatevi. Ci stiamo di nuovo scambiando. Non morire sul fuoco. No. Chi sono? Ian Friskin. Non mi ricordo come faccia la colonna sonora di Fuga da Los Angeles. Comunque ha ragione. Se non sto parecchio indietro, hai un sacco di retro figo da recuperare. Chi dice? Io, ragazzi, sì. Guarda quanto è bello. Sono rimasto troppissimo indietro. Ho rischiato la vita. Ma perché io comunque sono un consolaro inside. Ah no, devo spaccare la cosa. Grazie per la clip. Grazie per la clip. Dovete capire che i nostri due VIP, Nikita e Tarion, sono i cliptomani. I cliptomani. Bisogna cercare di riuscire a mettere. Allora, sicuramente sul canale Discord, perché abbiamo il canale Discord, chiunque vuole venire ben accetto, avete visto col bot il link al canale Discord, al canale Instagram. E quale? E Conan, insomma, che ho io, Conan. No, meglio non è quello. Chi? E sicuramente gli metterò lì degli altri. Com'è Cliptomani? Sì. Bellissimo, Cliptomani. Cambierò subito il ruolo, sono morto. Grazie. No, non sono io. Cioè, penso che le clip questa sera si sprechino. Anche i miei. Tra i miei salti. Le saggezze di Albi e la professionalità di Joe. Sto facendo una cazzata, ragazzi. Sul posto. Allora, abbiamo smesso con le ST, Qua c'è. Con le ST. Qua c'è The House of the Dead.
Ragazzi, dobbiamo recuperare Worms. Io tante risate che mi sono fatto con Worms. Tu ce l'hai Worms, però non sono, non sono VIP. Io! Questo è il mio preferito però, chiunque sia. Tante. È comando! Comando, comando. Sì, quello sta muovendo. Chi che lo comanda? Allora, grandi, grandi, clippate solo. Eccoli i social: Instagram, YouTube, Tube e Discord. Siete benvenuti in tutti i canali social. Troppo. Disatto. Siamo piccoli, ma ci stiamo espandendo anche e soprattutto grazie a voi. Stasera abbiamo raggiunto l'ambitissimo traguardo di 100. Mi sta anche in italiano. Io ho tutti i vermi del mondo. I vermi? No, scritto. Ho detto cose a caso, vero? Verbi a caso, giusto? Sì. Ah no, i verbi, words. Ciao Enui, benvenuta. C'è qualcuno, forse c'è. Benvenuta, scusami, non t'ho vista prima, non t'ho salutata. Grazie mille. Stai in offerta, Worms. Sono per me, scusate. Perfetto, ma grazie. No, no, Jeff. Sono Predator, Predator. Grazie Enui per Predator. La dritta. Predator. No! Devi stare più calmo. Sì, si sente che sei più montesi. È Predator. Sono Predator. Ma per caso è Predator qua? È il predatore di Cori, no? Dai, fai fuori questo. Mi scusi, c'è mica una lancia al gianduiotto per cortesia? A me piace la menta. Un po' di bicerin. Cerea, cerea. Cerea, ne? Ah! Devi spaccargli la... ho capito, ma cosa faccio? Con lo special? Ci penso io. Non ho niente, non riesco a fare le cose. Ah, scala! Cosa sta succedendo? Aiuto! Vieni qua, lascia perdere lì sopra. Ma come lascia perdere? C'è roba da rompere! Ci penso io, faccio, ci penso io. Yatta! No, no! Porca vacca, Jeff. Ma come Jeff? Aspetta, aspetta, mi crea un passaggio. Puoi stare fermo, ok? Sì, sì, sto forza facilmente lì. Oh, no! Madonna. Io non mi ricordo più quelli ho. Ah, fermo lì, non andare avanti. Vado io avanti. Allora, dovete capire quando io faccio casino. Ok. Gioi, sei top, grazie mille per essere passato. Questo qua è il mega checkpoint a dormire lì. Ciao, Vivi Sector. Chi è? Ciao, Vivi, grazie mille, grazie per il ride. Giù. No, no, Jeff non sa leggere. Beh, non ci tiro fino là, ragazzi. Grazie mille, Vivi Sector, per il ride. Seguite Vivi Sector, altro compagno di Azione Cattolica. Prego. Giorgio, ci sei anche tu adesso. Ok, questa è la domanda. Questo qua è il mega checkpoint, hai capito? Qua si respawnano tutti. Ok. Posso fare una domanda? Vai. Dipende. Humble Bundle. Adesso, come funziona? L'abbonamento mensile o quello che io compro, cioè di mio? Sentivo che ne parlavano l'altra sera sul canale di Emu. E io non sono la persona più adatta a risponderti perché non so neanche che cacchio sia Humble Bundle. Purtroppo Humble Bundle è un po' rovinato. Ma c'era un gioco bellissimo. Ma che spiedini che stai facendo? Hai visto? Non so leggere. Occhio che cerca Mikaze. Tu sono morto. Ci penso io, ragazzi, ci penso io, tolgo io, risolvo io la situazione. Allora, non esplosa. Sono da solo, ma ci penso per cambiare, io. Dice. Se le bande che appaiono ogni una due settimane. Player 2 è se l'unico sopravvissuto. No, io ero player 3. È tornato a prezzo pieno. Ho visto ieri il Revolution, quello che tu. A 14 euro, poi c'era il Worms, forse il primo. Quello vecchio era 5 qualcosa. Però forse è vero, hai ragione. È tornata. È tornato a. No! È tornato a prezzo pieno. Chi sono io? Ah, sono quelli di Planet Terror. Merda. Ma dai, posso volare con la gamba. Vola con la gamba. L'abbonamento mensile mi salvi. Ci sta bocca, sì. Secondo me, diciamo, un po' di così. Sono nei più giochi come PlayStation Plus. Credo di sì. Non morite che mi dovete salvare. Va bene. Ci sono morte abbastanza solo. Di quanto avevo lanciato e giocavo. Headshot proprio. Non morite. Pam. Chi è il 2? Ah, ok. Sei tu, dopo me lo guardo. Grazie mille, Tai. Adesso niente. Vediamo già l'ordinazione. La pulizia. Spero tanto di essere io. No. Oh, sono io con il mio personaggio preferito. E tu sei Man in Black. Che rischio. If God made me back, so che sei un... Solo che è
è incontrollabile. Guarda cosa faccio. Guarda. All the time, remember Mike, and the beat, and the face to face with the contact. All robot me, and my feet. Sto facendo le OST a caso. Dai, sono io quello lì. Me lo sento. Chi sono però? Ho voglia di cantare. Sei tu, sei Tomb Raider. Ma Raiden, come faccio a fare Tomb Raider? Tomb Raider. No! No! Pensaci tu, aiutateci! Beh, non so se avete sentito come l'ho presa o no. No, voglio sapere anch'io, voglio sapere anch'io! Ciao! No, Dario, non andare via! C'è ancora della Coca-Cola! C'è la Pepsi. Dai, io direi... Che ore sono? Ragazzi, è mezzanotte. Io tra esattamente... Ragazzi, ho fatto un po'. Ci sarà la neve che neanche con le slitte. Vero, ragazzi, no. Perché voi non lo sapete, ma fuori nevica tanto anche. E io domani alle 4, cioè tra 4 domani, ore. Tra 4 ore. Tra 4 ore mi devo svegliare e andare al lavoro come al solito, perché qua se non si fa così non si fa niente. Quindi. Cosa c'entra la connessione col gioco che scatta? Non ha le basi, ragazzi, sono un consolaro. Ma senti, mi sto mandando avanti la barana. Anche su console così. Perché sono mini beate, magari. Stavo tornando indietro così. Freeze. Dai, ascolta. Pausa. L'ultima vita. Finiamo il livello e tutti a nanna, ok? Però, calma. Calma. Aspetta, leggiamo Enoic perché sicuramente ci ha dato una delucidazione su Humble. Ciao, mano. Scrivi su Discord, così rimane, ma vado a guardare. Sì, ragazzi, se volete venire sul canale Discord, non siamo invasivi, siamo pochi, intimi, però... Se mi dai permesso... Ti do il permesso. Diventa invasivo. No, faccio una pagina, un angolino, dove metto solo meme. Ok, bannato. Perfetto. Andiamo... E domani no, c'è va bene. Una chat piccolina. Tutto tuo, domani ti faccio il canale dei meme. Basta! Che sta succedendo? Chi sono io? Cos'è? Che personaggio sono? Scusatemi. Allora, Jeff, fai la specie di quello lì. Lo puoi muovere. Muovilo. Ah, ok. Questa è mia partita. Allora, ragazzi, vi prego, finiamo il livello di nuovo sonno. Calma. Sei morto tu! Ah no? Sì, perché ho capito un cazzo con la faccia. Ma tu hai due gemelli? Che cacchio? Guarda. Io passo di qua. Ricordo. Oh no no! Ricordo di sorpresa io, tranquilli. Jeff, sali su quelle robe gialle che sono dei bonus. No, non sono una parola. C'è il teschio sopra. Ecco come sono morto. Piano. Eccomi, con questo qua faccio un casino infinito. Ho lo special. No, non c'è. Boom! Questo cos'è, Emily? Oh, mi sa che sono stato io. Sono stato io a fare questa? Mi sono assicurato. Dove sono? Ma perché io sono diventato il 3? Ah, io sono sempre stato il 3. Sì, infatti. Anche la 3 volta. Aspettate, fermi tutti. Sono i gruppi, sono fermi tutti. Sono P2, sono P2. Guardate che bello questo. Guarda. Cos'è questo fischio? Guarda cosa c'è lassù. Ma la scorreggia. Cosa fa? Chi c'è? Diz. È venuto. Diz, no. Diz, iniziavo a preoccuparmi. Dicevo, ma dove che è finito Diz? Forse è vostra. Tutto bene, come è andato il viaggio? Iniziavo seriamente a preoccuparmi. Benvenuto nella nostra chiusura della puntata dell'Alleanza di Nerd. Allora. È quella di Metal Slug, no? Sì, Eri. Chi Eri? Flo.
Io! Io! Quasi livelli, non lo so. Quasi livelli, cosa dite? Più del cuore di un ombro forse. Pronto, scusa, per questo leggete la chat. Più overcook sono. Più overcook. Diz, mi fa veramente piacere aver stati qua con noi. Grazie mille. Dai, allora, giuro, frenate. L'ultimo che sia l'ultimo, davvero. L'ultimo, perché è arrivato Diz, mi spiace andare via. Io sono Jeremy Clarkson. Ok. E io chi sono? Io sono Walker. Io sono, chi sono? Chris Redfield? Che cazzo sono morto? Sì, perché c'ho il vaccino. Ma no! Famosissimo sparavaccino di Chris Redfield. Non c'è il codice per prendere Tyson qua. È vero, manca Tyson. Però forse c'è Rocky. Non abbiamo cercato coso, Rocky per Mega Drive. Vabbè, dai, lo facciamo una serata dei... Non vedo l'ora di giocare Rocky. Dai, hanno detto che era bello. Ma è bello davvero? Non lo so, io non l'ho mai giocato. Perché i giochi abbiamo giocato Occhio oggi. Che arriva! Vedi là. Palla in buca. No, i giochi che abbiamo giocato oggi, ragazzi, spettacolari, ti libero io. Comunque, a me le cose che piacciono di questo gioco, no? Che, vedi, sta continuando ad esplodere, ma noi là non siamo neanche ancora andati. Sì, sì. Però sta esplodendo tutto, no? Tipo... Comunque ragazzi, sono diventato un professionista, va già bene che sono io, perché sennò voi... Lo special di questo, qua l'ho finito, lo special di questo, cosa fa? Cosa ha fatto? Ho fatto un cerchietto. No! Madonna, siamo allora, aspetta, no, secondo me questo qua è un salto che posso farcela. Vai, devi salire sul pronto, fuori. Pronto, guarda, calmo. Fatti una strategia, dove pensi di atterrare? Io farei, posso darti un consiglio? Sì. Io mi faccio una strada qua. Sta campando velocissimo. No, aspetta. Guarda. Faccio una strategia qua. E lì. Guarda, prima di arrivare. No, è metà. Ah! Ho fatto il rumore di un. C'è il boss. No, perché divertirsi, io muoio. Forse possiamo ancora salvarti. Terror Copter. Vai insieme. Sì. Bene, colpa nuova. Meglio salvarti. Che parte di prese, sì. E più di altro cosa fai domani? Tra l'altro, se c'è ancora Scarps, per piacere, fai uno shoutino a Diz, che anche lui è uno streamer di Azione Cattolica. Non vi preoccupate, vi tolgo io dalla cacca. Non sai neanche chi prende. Non so neanche chi sono. Quello che è morto. No, sì, sono morto. È anche lui uno streamer di Azione Cattolica. Molto, molto bravo. È facilissimo sto boss, ce la puoi fare anche da solo. Non ci sono. Comunque questo gioco è razzista, non mi vuole mai far giocare. Perché io non ci sono il checkpoint, scusami. Ciao, benvenuto, Fate Rich. Ciao Fate Rich, benvenuto. Sei la prima volta che capiti da queste parti. Io sono pezzo di nerd, lui è Aldo Twitch e lui è Jorda e tutti insieme siamo il Power Ranger, no? L'alleanza dei nerd. Ci troviamo una volta a settimana a fare casino, musica e videogame retro. Perché e noi. Questo se ti piace quello che vedi, lascia un cuoricino, ti vogliamo tanto bene. Bravissimo. No, perché devo cambiare eroe, ma cacchio. Bro Force, John. Allora ragazzi, dai, facciamo sto boss e poi vi giuro, ma perché io quando c'è da sparare ho la spada? Qualcuno me lo spiega. Ok, sono Ryan, io però posso sparare la spada. Fermi, calma. Come special cos'ho? Un'imprecazione. Ah no, sono Braveheart. Okay. C'è troppo casino. Freedom! C'è troppo casino. No, sono ragazzi, uscite di qua, vero? Ciao, benvenuto, Fate Rich. Ma sto facendo il culo, però. Te l'ho detto già tre volte, ma ti sei suicidato. Ah, io non riesco. Ed è clip. Scusate se mi sono perso qualcuno per strada, ma gli Alerat fanno quello che vogliono. Ho salvato qualcuno? Sì, la seconda volta metto scendo dentro. Ma allora, mentre vado a casa in macchina con la neve mi guardo tutte le clip. Sei sicuramente safe. Sì, infatti consigliare che lo faccio io da solo il posto. Ma guarda come se la sente. Comunque per dire tanto questo sono proprio. Uccidilo con un boomerang un elicottero che ti spara il napalm. Voglio proprio vedere. Ma è difficile vedere questo elicottero. Con un boomerang di legno. Ma cosa? Wow! Sposti l'aria! E spegni USB. Quella è stata una bella mossa in realtà. È stata un'ottima mossa. Sì! Bene ragazzi.
ragazzi, sentiamo una volta, se non termini il livello comunque. Allora, grazie mille per essere stati qui, grazie a chi c'è stato dalle 21.30, 21.45, perché 21.30 è l'ora di inizio, 21.45, 22 è sempre il nostro inizio. Siamo frizzati. Guardate quanti anni è bloccata quella. Grazie a chi è arrivato dopo, grazie ai raid, grazie ai raidanti, grazie agli host, grazie ai nuovi follower, grazie ai vecchi follower. Noi siamo la ragazza di Nerd. Power Rangers! Noi siamo l'alleanza di Nerd King. Sfrizza sul Twitter. Allora va bene, devo sfrizzare. Dov'è? Qual è? Aspetta, questo. No, sì. Vai nella vita, qui. Questa? Dai, clicca, apri. Così. Ho capito, aspetta. Ok. Sozcam. Eh sì, perché tutta capiamo. Allora noi il finale lo dobbiamo fare come si fa, lo dobbiamo fare come si confà a uno streaming serio, cioè completamente in diretta su Nerd TV. Eccoci qua sui nostri tubi catodici, scusate, mi sono preso tutta la scena sul Tronic Trinitron. E grazie mille, noi siamo Albe Twitch e Tubet Gamers con Steak Jones, che è andato via, è venuto a salutarci prima, è stato con noi nella parte della live. Giorda co- lo zero al posto della O, io sono il vostro pezzo di Nerd. Tutti assieme siamo la Lanza di Nerd, che proponiamo video, musica dal vivo, come avete sentito, e videogiochi, si spera tante risate. Noi come sempre ci divertiamo, speriamo di aver divertito anche voi. E per questa sera è tutto, seguiteci sui nostri social per sapere la prossima settimana che giorno streameremo con l'Alleanza di Nerd. Devi fare il raidino. Facciamo un raidino. Camera 1, camera 2. Facciamo ancora dei saluti personali, perché siete stati veramente guarda quanti siete. Tutti, allora, tutti, saluti tutti, di personale a tutti. Saluti a pezzo di Nerd. Chi è? Saluti a Nightbot. Ciao Nightbot, sei veramente il più fedele di tutti. Manca mai. Saluti al mio fratellone Scarax, cuoricione. Saluti a Nikita, ai nostri due VIP, che com'era? Cliptomani. Nikita e Tarion. Saluti ad another, scusami, è troppo piccolo, non riesco a dire. No, another viewer, no, non è un bot. Another TV viewer, grazie mille per essere qui, se sei nuovo. Volshank, Bronza Querta, te non ti saluto perché sei un cacchio di bot, te neanche. Enui, grazie mille. FatRich85, grazie per essere venuto e spero di rivederti. Fai tutti voi che vi sono tanto spero di rivederti. Cominciare i nomi in parola. Cosa ho detto? Ho sbagliato a leggerlo. FatRich, non FatRich. No, beh, mi sono mangiato. È il ponte. Grusica, secondo te cosa vuol dire FatRich? È la fede nella ricchezza, no? È ricco di fede, sì, esatto. Ciao Diz, bentornato. MPJ, grazie, scusami, non ti avevo visto. Gottili, grazie che anche te sei sempre qui. Gottili e Gottili. Peekaboo, grazie mille. Steak, grazie per essere qui. O se sono un hostis, grazie. Stefan Bra. Che bello con la zero al posto della O. Grazie mille, spero che vi sia piaciuto quello che avete visto. Speriamo che la nostra compagnia sia stata di vostro gradimento. Questo è l'angolo delle pronunce di Abbiamo superato grazie a voi 100 follower. Come sapete, i miei saluti sono i più lunghi di Twitch. Ho iniziato alle 10:30, ho finito a 12:15. Quindi ora andiamo a fare un raidino. Se qualcuno mi dice se c'è qualcuno di Azione Catodica, andiamo a fargli un bel raid. Se no, vado a sentimento. Ciao Cherry, perfetto. Tra l'altro andate anche a seguire il nostro carissimo amico Ste, che anche lui streama e anche lui ci supporta e sopporta, che brutto. Ho sempre detto, non voglio dire supporta e sopporta. C'è Emuf, come al solito. Andiamo a dare un bel raidino a emulare, che passione. Portate i nostri saluti dell'alleanza, in particolar modo quelli di Pezzo di Nerd, loro tanto non lo salutano, sono maleducati, non è vero, al buon emulare, che passione. Mi stanno guardando male. Che? Ah, sono senso di strintino. Emulare, che passione. Installa l'estensione di Strinting, grazie mille Enui. Domani mi... Non saremo mai capaci, questo è l'unico problema. È quello il problema, però grazie mille per il consiglio. Ragazzi, grazie a tutti. Facciamo partire il ride dall'alleanza dei nerd. È un salutone. Questo è il nostro... No, perché c'è anche il trick così. Ah, ecco. Capito?
dall'Alleanza dei Nerd è tutto, grazie mille ragazzi, alla settimana prossima, bacione, grazie a tutti, bye bye, salutate Emo da parte nostra. È vero che quando faccio schiaccia poi c'è ancora 10 secondi, quindi sì. E allora, nulla, allora fuori nemici ci saranno 2 domani c'è l'inaugurazione di Mate, ciao ragazzi.